Buonasera a tutte e tutti e grazie per prendere parte a questo incontro, una strage sotto silenzio. L'incontro è dedicato principalmente alle 13 persone detenute morte un anno fa, l'8, il 9 e il 10 marzo dell'anno scorso, durante o a seguito delle lotte avvenute nelle carceri italiane a seguito delle misure adottate dall'amministrazione penitenziaria per la pandemia Covid-19. A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Il titolo riteniamo che non sia una enfasi eccessiva. Il nome, il vocabolo strage crediamo sia adeguato. Sono morte 13 persone ed è in termini di vite umane la maggiore tragedia del carcere riformato dal 1975. Questo evento cade appunto a un anno da questi fatti in un momento molto particolare perché ricordo che proprio pochi giorni fa è stata depositata la sentenza della Procura di Modena, che riguarda la morte di 8 di queste 13 persone, e questa sentenza richiede l'archiviazione di questi fatti. E quindi questo è un momento particolarmente delicato, perché se mai questa archiviazione passasse, questa strage davvero rischierebbe di andare definitivamente sotto silenzio. E la nostra domanda di verità e giustizia andrebbe persa. Quindi questo evento non è solo per ricordare i fatti e per ragionarne insieme, ma è anche proprio per rinnovare il nostro impegno anche rispetto proprio a questa richiesta di archiviazione. Ricordo che l'evento è organizzato dal Comitato per la Verità e la Giustizia sulle morti in carcere, che è un comitato nato su iniziativa di alcuni di noi a ridosso dei fatti l'anno scorso e che poi velocemente ha raggiunto quasi poco meno di 1.000 adesioni e di questo siamo contenti perché siamo contenti che ci sia un'attenzione così vasta a questo fatto e all'esigenza di rompere il silenzio attorno a questo fatto. L'organizzazione di questo evento è fatta anche in collaborazione con altre tre associazioni che sono Forum Droghe, Società della Ragione e l'associazione Yai Raya, se pronuncio esattamente. Abbiamo molti, molti interventi, ringrazio tutti i relatori e le relatrici che ci consentiranno quindi di andare a fondo dei fatti sui quali stiamo ragionando e di rilanciare il nostro impegno. Do la parola a Sergio Seggio per primo, che è stato appunto tra i primi promotori di questo appello contro il silenzio di questo comitato e gli chiedo insomma di contestualizzare e di inquadrare i fatti di cui stiamo discutendo. Sergio, prego. Sì, grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Aggiungerei tra le associazioni Diritti Globali e Società Informazione, che diciamo è quella che ospita, oltre ad aver promosso, ospita i materiali sul proprio sito web di questo comitato. Non ho qui ovviamente il tempo di riepilogare tutti i fatti accaduti, mi limiterò dunque solo ad alcuni aspetti, rimandando peraltro alle nostre newsletter pubblicate nel corso di un anno e reperibili appunto sul sito Diritti Globali, nonché all'accurato ed esaustivo dossier sulla strage nel carcere di Modena, realizzato e pubblicato nei giorni scorsi dal locale Comitato per la Verità e la Giustizia. Dunque, tra il giorno 7 e il 10 marzo del 2020, numerose proteste, alcune violente, ma molte altre pacifiche, anche se non viene mai detto, hanno scosso decine di carceri italiane. La sommossa comincia e dilaga nel momento in cui viene disposto il blocco delle attività nelle carceri e il blocco dei colloqui con i parenti, e quindi proprio nel momento in cui cresce il rischio del contagio, con una informazione complessivamente ancora
molto caotica e approssimativa. Le indicazioni che in quei giorni vengono date a livello generale alla popolazione per ridurre i rischi di contagio parlano di distanziamento, lavaggio delle mani, uso di mascherine e guanti, in buona sostanza le stesse che andrebbero osservate a tutt'oggi, ma sono disposizioni che risultano impossibili da attuarsi nelle celle sovraffollate. E si può dunque immaginare quanto tutto ciò abbia potuto determinare panico e anche rabbia tra i reclusi, i quali, con molte ragioni, si sono quindi sentiti proprio come topi in trappola, oltre che preoccupati per non poter conoscere, non avendo informazioni sui propri congiunti e sul loro stato di salute. Solo il 17 marzo, all'interno del decreto cosiddetto Cura Italia, verrà varato dal governo un provvedimento teso a ridurre il sovraffollamento nelle celle, ma che peraltro risulterà in seguito di scarsa efficacia da questo punto di vista. Solo il 21 marzo l'amministrazione penitenziaria emanerà una circolare per consentire la possibilità di effettuare come misura straordinaria videochiamate da parte dei detenuti, ma anche questa è misura che ha riguardato solo una parte ovviamente della popolazione, perché non tutti i detenuti hanno potuto averne accesso. Ebbene, già il 9 marzo alcuni sindacati di polizia, quindi a rivolta ancora in corso o addirittura ancora non cominciate, tenete conto che il maggior numero di carceri comincia le proteste proprio il giorno 9. Bene, già il 9 marzo alcuni sindacati di polizia parlano sui media di fenomeno tutt'altro che spontaneo, di strategia della criminalità organizzata per approfittare delle difficoltà causate dall'emergenza coronavirus. Il decreto deflattivo, diciamo, del 17 marzo scatena poi l'immediata e dura reazione dei pubblici ministeri antimafia, che tuonano contro il ricatto allo Stato rappresentato dalle proteste nelle carceri, a cui accusano il governo di essersi quindi piegato. Questa protesta, questa vibrante protesta di alcune procure antimafia porterà da lì a non molto alle dimissioni del capo dell'amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, dopo vittima in buona sostanza di questa campagna stampa tesa a denunciare le cosiddette e supposte scarcerazioni facili. E già questo è un primo elemento su cui invito a campagna riflettere, perché mi sembra davvero paradossale. Ovvero sia, il capo delle carceri è stato defenestrato non già per aver mal gestito l'emergenza della pandemia, con l'effetto pur indiretto di numerose morti, ma per la scarcerazione di quelli che poi risulteranno essere tre anziani boss, peraltro assai malati e comunque ormai a fine pena. Quindi questo è un primo elemento di valutazione, e però il secondo è il comprendere o ragionare sul perché e come quella campagna amplificata a reti unificate, davvero la grande stampa ci si è in buona parte adeguata, uniformata, produsse immediatamente alcuni effetti che giudichiamo deleteri. Il primo, che è allineato a questa visione, a questa interpretazione delle proteste e delle loro cause, allineato pressoché tutte le forze politiche e tutta la politica. Secondariamente ha catalizzato, sempre questa tesi, ha catalizzato quasi tutti i media e il mondo dell'informazione. Poi ha intimidito le voci critiche o dubbiose di questa tesi, che però in qualche misura si sono zittite. Infine ha reso prudenti e silenti anche persone in realtà normalmente meno timide nel chiedere trasparenza all'istituzione penitenziaria. Dunque, a una strage senza precedenti nel numero, nella drammaticità, si è così accompagnato un silenzio, anche un silenzio senza precedenti. E questo è uno dei punti su cui noi insistiamo da un anno, va detto, va riconosciuto con un po'
inascoltati e talvolta anche boicottati. Ma guardate che non è un giudizio eccentrico, eccessivamente severo il nostro. E mi conforta davvero aver letto in questi giorni che una persona autorevole e competente come Riccardo De Vito, che è presidente di Magistratura Democratica, oltre che magistrato di sorveglianza, quindi con una competenza anche specifica, ha dichiarato in un'intervista che di quei giorni ricorderà soprattutto, ha detto, il dramma della politica e dell'intellettualità italiane che, con poche eccezioni, hanno voltato la testa dall'altra parte. Ecco, va detto che uno dei primi che lo fece fu il ministro della giustizia Bonafede, che l'11 marzo riferì in Senato su quei fatti con un intervento di pochi minuti centrato nel bilancio delle proteste e delle rivolte. A quelle morti dedicò davvero pochissime parole, tradotte nel verbale sono 4 righe di verbale. Disse: il bilancio complessivo di queste rivolte è di oltre 40 feriti della polizia penitenziaria, a cui va tutta la mia vicinanza e l'augurio di pronta guarigione, e purtroppo di 12 morti tra i detenuti, per cause che dai primi rilievi sembrano per lo più riconducibili all'abuso di sostanze sottratte alle infermerie durante i disordini. Quindi dei 13, peraltro 13, non 12, non riferisce neppure i nomi, né alcun dettaglio, né alcuna circostanza delle morti. Quell'avverbio, per lo più, ci dice dell'approssimazione, ma anche di quanto poco conti l'individualità della persona detenuta. I morti, quei morti, sono solo un numero indefinito, impreciso. Non hanno la dignità di un nome, di un dettaglio biografico, quantomeno in quel momento e da parte dell'istituzione che massimamente ha la responsabilità di quelle persone tenute in carcere. Sono dunque non persone, al massimo numeri di matricola. Va detto che la stessa impressione, gli stessi toni, sembra di ricavarsi anche leggendo ora alcuni passaggi della richiesta di archiviazione dell'inchiesta sui morti di Modena da parte della locale procura. Ebbene, a ridosso di quel tragico avvenimento, la nascita del nostro comitato è stata tempestiva. Già pochi giorni dopo la strage uscivamo con la prima newsletter per informare, per chiedere verità e giustizia, auspicando che il Parlamento facesse il proprio mestiere, chiedendo di fare chiarezza a chi aveva e dà la responsabilità e l'obbligo istituzionale di rispondere. Un auspicio, come è stato ricordato, già sottoscritto da quasi 1000 persone, ma andato sino ad oggi deluso, sostanzialmente deluso. Abbiamo infatti sentito solo i balbettii del ministro e le non risposte del ministro, perché delle poche, molto poche, si contano sulle dita di una mano, interrogazioni parlamentari a lui rivolte per avere risposte e chiarezze al riguardo, addirittura non hanno ricevuto in quasi tutti i casi una risposta. Abbiamo visto e sentito le reticenze dell'amministrazione penitenziaria, le distrazioni e l'assenza di iniziativa del Parlamento. Abbiamo visto anche indifferenza della pubblica opinione. Quindi solo prudenze, silenzi, segreti. Pochissimi giornalisti, almeno all'inizio, e solo di testate minore, sono intervenuti con decisione. Una, lo voglio ricordare, è un editoriale sul Riformista che il 13 marzo, cioè pochi giorni dopo, titolò «Carceri, 13 morti e un gran silenzio, come nelle dittature sudamericane». Anche noi, insomma, nel nostro piccolo non ci stanchiamo di denunciare tutto ciò, questo silenzio che ancora oggi dà il titolo a questo nostro momento. Ma assieme però mi sembra doveroso, e l'abbiamo fatto in questi mesi, ricordare che faticosamente, anche con il nostro piccolo contributo, hanno cominciato ad emergere racconti, testimonianze e denunce, ma in particolare, per non dire quasi soltanto, da parte di detenuti e di loro familiari, vale a dire dalle persone più esposte, facilmente soggette a ritorsioni. Solo loro hanno avuto il coraggio di prendere parola, di firmare
ed è successo alla fine del 2020, 5 detenuti al momento della rivolta, detenuti a Modena e poi sfollati come la gran parte dei reclusi, hanno firmato con loro nome e cognome un esposto denuncia inviato al magistrato, dove hanno dettagliatamente descritto quanto visto, vissuto e subito personalmente in quei giorni. Hanno raccontato anche momento per momento l'agonia di Salvatore Piscitelli, i pestaggi, le mancate cure e la sua morte nel carcere di Ascoli dopo la traduzione da Modena. Ecco, io credo vada detto che questo coraggio, questo esposto è stato finalmente un punto di svolta. C'erano già state altre testimonianze anche da noi pubblicate, altri due detenuti, pur rimasti anonimi, avevano iniziato a fornire dettagli su quello che avevano vissuto, però questo fu il punto di svolta che ha costretto i magistrati ad aprire un procedimento e anche una parte della grande stampa finalmente a riferire dei pestaggi, delle mancate cure nei giorni della rivolta, ma anche dopo, come è avvenuto a Santa Maria Capua Vetere con la mattanza della Settimana Santa, di cui forse ci dirà il garante regionale Ciambrello, che è stata definita così dalla locale procura, mi sembra significativo, e che vede al momento imputati ben 144 agenti di polizia penitenziaria accusati di un pestaggio a freddo e di massa in quel carcere. Ecco, da allora alcuni giornali, anche giornali nazionali come Domani, ad esempio, su cui scrive Enrico De Aglio, hanno cominciato a scrivere, a fare cronache, a scrivere editoriali attorno, recuperando quindi la memoria e l'informazione su quegli avvenimenti. Ecco, appunto, come veniva detto poc'anzi, nonostante ciò, a un anno di distanza si è infine arrivati a quello che si profilava con evidenza già dall'inizio, ovvero sia all'aborto dell'inchiesta giudiziaria sui fatti di Modena, di cui è stata ora chiesta l'archiviazione, e vogliamo sperare che chi ha il potere di farlo vi si opponga, di modo che non sia possibile archiviare, azzerare le speranze di verità e di giustizia che, in particolare a Modena, dove vi sono state la gran quantità di morti. Ecco, ma c'è anche da domandarsi, adesso qui non c'è il tempo di entrare nel dettaglio di quello che è scritto in questa richiesta di archiviazione, ma ci sarebbe ampio materiale. Non so se qualcuno degli altri interventi vorrà farlo e sarà senz'altro utile, ma io vorrei porre solo una domanda. C'è da chiedersi come mai si sia voluta da parte dei magistrati tenere separata, contro ogni logica evidente, l'inchiesta sulle morti da quella sui fatti denunciati dai 5 detenuti, quando in evidenza si parlano degli stessi avvenimenti e, come dire, sono utili a ricavare una visione davvero completa. Insomma, ministri, procure, giornali annunciavano sin da subito, vale a dire prima di ogni autopsia e di ogni indagine, quello quanto ora si vuole certificare, ovvero sia che i detenuti si sarebbero suicidati e non avrebbero subito alcuna violenza. In questo modo, mi pare, si vuole confermare la regola ferrea quando sono chiamate in causa le istituzioni totali, ovvero sia che non vi è mai alcun responsabile, non vi è mai nessuna negligenza. L'unica colpa in questo caso si vuole che sia quella dei detenuti che si sono ribellati e si sono ingozzati di farmaci. E guardate che a sostegno di tali conclusioni vi sono in buona sostanza semplicemente le autocertificazioni della polizia penitenziaria e dei sanitari. E credo che ogni commento sia superfluo ancorché amaro. Dunque, a una strage senza precedenti, come dicevo, si è accompagnato e si accompagna anche un silenzio senza precedenti. Io credo, in conclusione, vada chiesto il perché e vada tentata qualche risposta al riguardo, perché questo ci parla anche del futuro, non solo del passato. La mia personale opinione
e che a questo silenzio abbia contribuito e contribuisca, sia pur indirettamente e sul piano politico e culturale, la centralità assunta anche nel sociale in questi anni, forse addirittura in questi decenni, dal tema della legalità, che è stato fatto divenire una sorta di feticcio, un totem, un perno di ogni discorso, progetto, iniziativa. Un approccio da cui è derivato uno sguardo, un intervento sulle nelle carceri focalizzato sulla colpa e sulla riparazione. Temi e aspetti che possono avere, sicuramente hanno una pertinenza, una plausibilità, anche una rilevanza, ma che assolutizzati come sono stati, hanno progressivamente esautorato ogni riflessione e proposta invece sui limiti che deve avere la pena, sui diritti delle persone detenute, colpevoli o meno che siano o che vengano ritenute. Quei limiti e quei diritti, credo, e dell'impegno per il domani, vadano riaffermati e ribaditi, e credo che spetti in prima luogo all'associazione, ai volontari, ai giuristi, a chi produce informazione, riflessione e cultura. Questo è il programma urgente che dobbiamo porsi, perché la difesa dei diritti umani, ivi compresi ovviamente, ma questo non è scontato per tutti, quelli dei detenuti, è una necessità, un dovere sempre e ovunque, a Modena come a Rieti o a Bologna, in Ecuador come ad Haiti o a Bogotà. Un dato, io credo, accomuni infatti le carceri di ogni luogo, di ogni tempo. La prigione non solo produce, ma è direttamente violenza, proprio mentre pretende di esserne la risposta. Violenza più o meno legale, più o meno aperta e diffusa, più o meno irrimediabile, ma è violenza. Un genere di violenza che storicamente vede l'impunità come una costante. Queste io credo siano verità, non fatti e opinioni, che troppo spesso si finge di non vedere, di non sapere e che dunque quasi nessuno più dice. In questo nostro momento, nel ricordare i tanti morti di carcere in Italia e nel mondo, mi fa piacere ci sia con noi Maria Sara, che ci parlerà dei tanti morti che sono avvenuti in questi giorni nelle carceri dell'Ecuador, è un'occasione per ribadirlo. In conclusione, io credo vada detto, vada purtroppo riconosciuto che per quanto riguarda la strage del marzo 2020, viene da pensare e da dire che troppi siano divenuti ciechi e muti, ciechi vivi, per dirla con lo scrittore Saramago. Credono di vedere ma non vedono. Ebbene, davvero per finire al pessimismo dovuto a questa constatazione, io credo dobbiamo ancora e sempre accompagnare la determinazione di fare ciò che è giusto, doveroso e necessario. Lo era un anno fa, lo è tanto più oggi che si vorrebbe archiviare definitivamente la verità. Per questo, dopo un anno, io credo non possiamo che rilanciare e riproporre quanto scrivevamo nella prima newsletter il 17 marzo dell'anno passato, ovvero sia, noi continueremo a fare il nostro dovere e tutto ciò che ci sembra necessario per sollecitare, denunciare, approfondire. Così concludeva, era Franco Corleone il suo editoriale in quella newsletter, così io credo dobbiamo ribadire oggi e speriamo nel futuro di essere un po' meno soli nel farlo. Grazie. Grazie Sergio per questo intervento che ci ha anche ricordato una serie di passaggi in questa storia. E si è parlato di, tra le altre, di posizione e atteggiamento dei media. Io chiederei allora a Enrico De Aglio di intervenire. Tutti lo conosciamo, non ha bisogno di presentazioni. E Enrico De Aglio è un giornalista che su questo è intervenuto con i suoi articoli, chiedendo proprio di fare chiarezza sui fatti. Prego De Aglio, grazie. Grazie mille, grazie per avermi invitato prima di tutto e grazie per avermi dato la parola adesso. Dunque, naturalmente quello che avete detto si commenta da solo. Aggiungerei un'altra cosa. Trovo particolarmente, diciamo, angoscioso
il fatto che proprio in questi giorni, oggi siamo il 9 marzo, si celebra in qualche maniera, insomma, si ricorda con parole all'arte, grandi articoli, eccetera, dappertutto un anno di coronavirus, un anno di pandemia, un anno che ha portato 100.000 morti, tutto, insomma, ci sono ricordi dappertutto, eccetera, che ha causato anche, diciamo, la caduta di un governo, la sostituzione di un governo con un altro, con l'evidente, insomma, dimostrazione delle inefficienze, insomma, del governo precedente. Allora, nessuno che io sappia ha ricordato i 13 morti nelle carceri, che sono l'avvenimento più importante, più angosciosamente importante e più significativo di quello che è il nostro paese ad un anno di distanza dall'epidemia. Dunque, non solo perché, come è già stato detto, diciamo, 13 morti nelle carceri tutti insieme non erano mai avvenuti fin da moltissimo tempo, ma soprattutto per le modalità in cui queste morti sono avvenute e per il silenzio che l'ha seguito. Silenzio che non è stato semplicemente un silenzio complice, ma come vedremo è stato un silenzio attivamente colposo. Allora, è stato detto adesso sudamericano. Io credo che, non so, guardando quello che è successo nelle carceri in altri paesi riguardanti l'epidemia, una cosa del genere non sia successa, non so, in Europa sicuramente no. Adesso è probabile, ogni tanto si leggono notizie di paesi sudamericani, come sono. Ma insomma, una cosa così non è mai successa, è talmente incredibile, insomma, da ricordare che insomma si fa fatica. La seconda cosa è la modalità che Sergio ha ricordato, eccetera. Allora, qui quello che noi apprendiamo, ma sappiamo pochissimo, con pochissimi particolari ancora, a distanza di un anno, è che c'è stata una rivolta, una sommossa, una rivolta, nel carcere di Modena, che una parte di questi detenuti rivoltosi ha preso possesso, insomma, dell'infermeria o comunque del deposito dove vengono tenuti gli oppiacei che vengono usati, il metadone essenzialmente, che vengono usati per alleviare, insomma, gli effetti dell'astinenza da eroina, fondamentalmente. E qui si cominciano a confondere le cose, e che, diciamo, queste bottiglie di metadone, essenzialmente, dove viene appunto mantenuta questa sostanza, siano passate di mano in mano, i detenuti abbiano bevuto a garganella questo metadone, abbiano aggiunto a questo metadone probabilmente altre pastiglie, altri farmaci, eccetera, eccetera, e quindi in qualche maniera siano o morti all'istante o siano entrati in agonia. Ma tutto questo è molto impreciso, è molto indeterminato. Non si sa cosa sia successo, si sa però che sia le persone che sono state dichiarate morte subito, io mi ricordo le notizie che arrivavano quel giorno, le prime cominciavano a dire un morto, poi due morti, poi tre morti, poi quattro morti. No, era piuttosto impressionante il livello di non conoscenza che si aveva. Ma l'altra cosa più grave, secondo me, è il fatto che le persone ammalate, chiamiamole, le persone intossicate, con diversi stadi di intossicazione, siano state trasferite in altri carceri, no? E siano state trasferite non con mezzi ambulanze o abbiano avuto assistenza medica, ma siano state trasferite come detenuti, e quindi probabilmente anche ammanettati. Allora, qui c'è un problema che qualcuno che è più diciamo addentro di me su come viene applicata, insomma, la sanità in carcere dovrebbe chiedere. Allora, casi del genere nelle carceri sono successi altre volte,
diciamo, gli antidoti per combattere queste intossicazioni ci sono e sono conosciuti da tutti, e sono quelli che vengono usati dappertutto, sia nella vita civile che nella vita carceraria. Si chiama Narcan. No, il Narcan è un antidoto potentissimo che fa sì che i sintomi, l'intossicazione da metadone, da eroina, da oppiace in generale, possa essere facilmente risolta. Allora, a me non risulta, nessuno lo dice, che questo rimedio sia stato usato e che avrebbe salvato delle vite. Mi risulta invece, da quanto si sa, e non è stato mai smentito, che questi detenuti siano i detenuti ammalati, insomma. Ricordo tra l'altro che l'intossicazione acuta da metadone negli adulti raramente porta a morte immediata, no? Raramente porta a morte immediata. Porta a morte immediata in genere i bambini piccoli che per sbaglio pigliano il metadone, che trovano, eccetera. Ma questo vuol dire semplicemente che non solo non sono state prestate delle cure, ma praticamente c'è stata una colpa grave nell'assistenza, e c'è stato un, non so fino a che grado possiamo arrivare, se voluta, se per mancanza, se per malpractice, per qualsiasi altra cosa, c'è stata una cosa che francamente è talmente enorme, talmente obbrobriosa, che io credo veramente non abbia precedenti da nessun'altra parte. Allora, e su questo ancora adesso è passato un anno, io adesso non so di preciso, ma credo che non ci siano i risultati delle autopsie, o che ce ne siano pochi, e che comunque alle autopsie non sia stato permesso ai periti di parte di intervenire. Non so quante perizie tossicologiche sono state fatte, non so come sia possibile, insomma, sostenere che sono morti, si sono suicidati addirittura, no? Si sono suicidati, neanche diciamo il beneficio del dubbio che forse non volevano suicidarsi. Ecco, tutto questo non è veramente degno di un paese civile, moderno, eccetera. Insomma, noi facciamo sempre questi esempi, Sud America e via di seguito, ma credo che non sarebbe stato possibile neanche in Sud America. Ci sarebbe stato più reazione, ci sarebbe stato o una commissione d'inchiesta, o ci sarebbe stato più interesse, eccetera. E la seconda cosa è che il poco interesse che c'è stato, diciamo, è stato molto limitato e non è venuto, per esempio, da nessuna parte politica, perché il tema evidentemente è considerato un tema di quelli che non portano voti, no? E non è venuta da nessuna istituzione, in particolare non è venuta da nessuna parte della magistratura. Io voglio dire anche due altre cose. Sergio prima ha citato questa campagna che c'è stata immediatamente, partita da alcuni sindacati di polizia e subito sposata da alcune procure antimafia, che hanno sostenuto che c'era un piano, insomma, che c'era una strategia, che questa strategia è organizzata da Cosa Nostra, o comunque dalla criminalità organizzata, eccetera, per ottenere rivolte generalizzate, a cui fa seguire, con la scusa, diciamo, del Covid, e così fa seguire una dichiarazione di indulto o addirittura di amnistia. Allora, tutto questo si è rivelato assolutamente inesistente, non esiste nessuna prova di questo genere, non è esistito niente di questo. La mia impressione personale è che tutta questa cosa sia stata montata per nascondere i 13 morti di Modena, no? Questa cosa ha tenuto banco sui giornali, nella politica, eccetera, no? Perché faceva comodo parlare di questo e non parlare dei 13 morti. Questa è la mia impressione. Si è poi giunti al punto che la questione dell'amministrazione carceraria, prima Sergio ha ricordato l'allontanamento di Basentini non per i morti di Modena, ma perché non è stato in grado di prevedere o di reprimere, eccetera, il tentativo insurrezionale o come l'hanno chiamato, eccetera, no? Come questa cosa qui abbia assunto poi dei livelli assolutamente grotteschi. Cioè, noi abbiamo assistito a delle trasmissioni televisive in cui dei magistrati hanno chiesto conto al ministro perché non sono stati nominati loro capo dell'amministrazione carceraria, no?
mi riferisco alla della telefonata in diretta alla, di Matteo alla trasmissione di Gilletti, in cui si dice: ma come? Allora il ministro è colpevole perché ha ceduto, perché io so bene che le organizzazioni criminali non mi vogliono a capo dell'amministrazione carceraria, perché se ci fossi io queste cose non succederebbero. Cioè, cose inaudite, secondo me, a mio parere assolutamente inaudite. Tra l'altro ricordo che il capo, insomma, dell'amministrazione carceraria è diciamo, una figura, diciamo, potentissima in questo paese, potentissima, e tra l'altro, come dimostra tutti gli uomini che ha sotto a disposizione, tutte le persone che dipendono da lui, le persone, non solo i detenuti, ma gli agenti di polizia, eccetera, che giustificano per questa sua posizione, diciamo, il più alto stipendio di tutte le istituzioni italiane, insieme a quello di capo della polizia. E questo fa anche capire come mai questo posto sia molto ambito, no? e sia stato sempre oggetto di recente di una, diciamo, lotta di potere tra magistrati. Ecco, dette queste due cose, io mi chiedo, queste due cose mi premeva ricordare, insomma, io mi chiedo due cose. Una, cosa si può fare, diciamo, dal punto di vista proprio della difesa legale, insomma, in più? Si può solo sperare che si può denunciare in qualche altra maniera, si può raccogliere altre testimonianze, si può ampliare, diciamo, la cosa, si può chiedere una commissione d'inchiesta in generale. Adesso il governo è cambiato, il ministro di giustizia è anche cambiato, quindi diciamo, si dice che sia un ministro della giustizia più sensibile, insomma, ai problemi carcerari. Ecco, questo come possiamo fare, adesso ognuno nella sua possibilità, ma come si può, diciamo, vabbè, insomma, come si può fare qualcosa rispetto a questa cosa. La seconda cosa che mi verrebbe da dire è questa: perché non approfittiamo anche di questa situazione, di quello che è successo, per chiederci delle cose più generali? E io, per esempio, mi chiedo come mai tutta la vita carceraria, eccetera, deve essere regolata dal Ministero di Grazia e Giustizia. Perché? Perché non ci deve essere un altro sistema che sia più aperto, più trasparente, più democratico, no? Che veda il coinvolgimento di altre forze, che veda la capacità di controllo di altre istituzioni. Ecco, queste sono le cose che volevo dire. Scusate se le ho dette in maniera piuttosto appastellata, comunque queste sono. Grazie Enrico D'Aglio, anche per quest'ultima domanda, che in effetti è provocatoria ma interessante. Io passerei adesso la parola a Vincenzo Scalia, perché tutta questa faccenda getta una luce, al di là della specifica storia, una luce sulla triste condizione dei diritti fondamentali delle persone che sono detenute. E Vincenzo è attualmente docente in Inghilterra, è uno studioso che ha lavorato e pubblicato molto sul carcere, è anche un attivista, se Vincenzo posso dire così, ma mi sembra certo. Giusto, anche insieme a una delle associazioni che hanno, come dire, sostenuto questa nostra iniziativa di oggi. Quindi a lui, insomma, chiederei, e tra l'altro la sua associazione ha anche lavorato, mi pare, anche attraverso un esposto sui fatti di Foggia in particolare, insomma. Quindi chiederei a Vincenzo qualche sua considerazione sul contesto in cui tutto ciò è avvenuto. Grazie Vincenzo. Grazie a te Susanna per avermi dato la parola. Mi sentite? Sì. Ok. Benissimo, no, io pensavo che, insomma, poi alla fine concluderei anche in modo moderatamente, ma molto moderatamente ottimista, perché ogni tanto un po' di ottimismo ci vuole, ma non solo per questo, anche perché qualcosa dei fatti che si sono, così come si sono sviluppati, ci induce a seguire, insomma, una strada che ci fa sperare per il futuro. Ma punterei molto su questa
polarizzazione in particolare. Cioè, mi hai chiesto di tirare fuori il criminologo che c'è in me, e vabbè, te lo tiro fuori, no? A me piace molto un autore che frequento, che uso molto per scrivere, Stanley Cohen, che era un grandissimo criminologo inglese di origine sudafricana, tra l'altro che nel suo vissuto personale ebbe anche il rifiuto dopo che della cittadinanza israeliana, dopo che Israele aveva occupato i territori. Nell'81 era voluto tornare e poi se ne andò. Insomma, e Stanley Cohen parlava delle strategie di negazione. Ecco, qua abbiamo avuto una strategia di negazione a 360 gradi. Se voi leggete il dossier che Alice ha compilato, cioè, si comincia, Alice, la tua associazione, il Comitato per la Verità della Strage di Sant'Anna, si comincia col rimanere basiti, col sindaco di Modena, Muzzarelli, che di fronte a un fatto che riguarda la città, come se il carcere non facesse parte del tessuto urbano e del tessuto sociale modenese, si permette di dire come unica cosa solidarietà alle forze dell'ordine. Ora qua non vorrei fare un'esclamazione volgare, avete capito tutti, ma buon Dio, ecco, diciamo così. Ma quando c'hai un caso che riguarda 9 morti soltanto a Modena, perché 5 morirono subito, altri 4 moriranno dopo, un pensiero ai detenuti, alle famiglie dei detenuti, a tutto quello che gravita intorno, lo devi necessariamente dare. Devi occupartene. Il carcere fa parte del tessuto urbano. Invece la prima cosa, appunto, la negazione più assoluta. Negazione dei detenuti. Esistono le forze dell'ordine. Solidarietà alle forze dell'ordine. Tra l'altro senza neanche tentare minimamente di approfondire le dinamiche che hanno avuto luogo dentro Sant'Anna. Senza tentare di... di ricostruire i fatti, di chiedere a chi c'è stato dentro, a chi li ha vissuti, cosa è successo. E voglio dire, Muzzarelli è un funzionario pubblico, un ufficiale pubblico, è uno che è responsabile, no? Si sa che diciamo la classe politica è responsabile davanti a tutti quelli che li hanno votati, anche quelli che non li hanno votati. E non puoi andare con un'uscita così, che non vada verso l'approfondimento della verità. Ecco, qua c'è Enrico De Aglio che mi è maestro in queste cose, perché nel libro sulla bomba di Piazza Fontana, ad esempio, fa vedere come la verità viene manipolata, occultata e costruita appositamente. Questo segue quel filone, diciamo, da parte della classe politica e dei funzionari pubblici italiani, di una parte, non di tutta, di manipolare, di costruire artatamente la verità. Il secondo punto, no? Pensiamo a Cohen, ma pensiamo a Mazza, per esempio, le strategie di negazione, come si nega? Questa è stata, non c'è stato danno, sono le forze dell'ordine. La seconda è colpa loro, appunto, questa storia della overdose di metadone, dell'overdose di psicofarmaci. Ma se non fosse un fatto tragico, sarebbe veramente da opera d'arte surrealista, ma come si fa a inventare una storia del genere? Come si può un discorso del genere portarlo avanti, soprattutto? La mia risposta è molto semplice, perché effettivamente c'è un senso comune securitario che ancora purtroppo in Italia è molto diffuso, che degli anni 90 è egemone presso l'opinione pubblica, e purtroppo non è diffuso, ammesso che queste categorie valgano ancora soltanto a destra, è diffuso anche a sinistra, no? La cittadinanza, a partire, diciamo, da una perversione della questione morale o di un'interpretazione forzata, si è sviluppato anche a sinistra questo senso comune securitario, no? Cioè, è assurdo, perché in tutto questo si arrivano delle situazioni paradossali per cui Basentini non viene nemmeno licenziato dal governo, cioè non viene dimissionato dal governo, viene dimissionato da Massimo Giletti. Perché questo è quello che è successo, ce lo vogliamo dire? Ora dice
gli organi di informazione svolgono in una società democratica una funzione di controllo. Sì, però, insomma, se permettete, Massimo Giletti non è Woodward e Bernstein del Washington Post che costrinsero Nixon alle dimissioni. C'è una leggera differenza di qualità. Anche perché, insomma, questi sono veramente degli sciacalli veri e propri, dei cacciatori di cadaveri che tentano, per avere audience, di costruire dei discorsi che non stanno neanche in piedi. Ora, dico, coloro che hanno un po' di contezza, di conoscenza della questione carceraria, dice, nelle rivolte c'erano i mafiosi. Sì, beh, nelle carceri sei un detenuto, no? Non guardi a chi appartieni e con chi stai, ma quando si tratta di portare avanti le lotte, si è sempre portati avanti tutti insieme. Quindi sarebbe bastato spiegare questo. Per giunta, molti dei mafiosi sono detenuti in seguito all'articolo del 41 bis, anzitutto i mafiosi, che ha suscitato e suscita tuttora le critiche all'Italia da parte di molte istituzioni internazionali, quindi non vedo perché non avrebbero dovuto. Ma da qui basterebbe dire questo, basterebbe spiegare questo all'opinione pubblica. La cosa grave è che in un'opinione pubblica ostaggio delle Iene di Striscia la Notizia e di Giletti, nessuno ha voglia di portare avanti un discorso del genere. Ma si va avanti più che altro ad enfatizzare il ruolo delle forze dell'ordine, la loro vittimizzazione da parte dei detenuti e il fatto che i detenuti poi fossero dei poveri drogati, proprio la costruzione del mostro in modo tale da screditare coloro i quali sostengono un'altra versione, da costruire diciamo il percorso verso l'archiviazione. Ma il problema è anche, al di là delle forze politiche, che c'è un problema all'interno della società italiana, no? Avete visto cosa è successo durante il primo lockdown? La gente che andava a trovare il figlio, padri separati che andavano a trovare il figlio, e i carabinieri che arrivavano chiamati dai vicini di casa, immediatamente gli chiedevano i documenti. Cioè, stiamo arrivando a dei livelli di esagerazione assoluta. A parte i droni di De Luca, di certi sindaci, ma è proprio... il securitarismo ha fatto sì che la piaga della delazione di massa sembra quasi uno scenario orwelliano, si sia diffuso in tutta la società italiana. Quindi una società in cui sono tutti pronti a denunciare. Questa è una constatazione amara che dobbiamo, che purtroppo ci tocca fare. Temo che fortemente che tutti siano pronti a credere che ci siano le mafie dietro le rivolte. Non solo, magari non perché sia vero, ma perché è una verità di comodo, prêt-à-porter, pronta ad essere confezionata, ad essere fruita, ad essere usata, ad essere diffusa in tutta la società. Quindi in qualche modo è inevitabile, purtroppo. Poi c'è un altro elemento, ed è il livello che io vorrei considerare, è il livello politico relativo al governo. Insomma, non ci dimentichiamo che pochi giorni prima del lockdown e dello scoppio della pandemia del coronavirus, il governo, l'allora governo in carica, portava avanti il discorso sull'abolizione della prescrizione. Non ci scordiamo che il governo precedente si reggeva soprattutto su di una forza che delle manette facili ha fatto la propria bandiera. Più che 5 stelle si sarebbero potuti chiamare, perché 5 manette probabilmente. E quindi chiedere a Bonafede di emanare dei provvedimenti di tutela dei detenuti, chiedergli di avviare una commissione di inchiesta su quello che è successo, penso che rappresenti un'impresa peggiore, non so, di quella dello scalare l'Everest, perché per
l'ex ministro della giustizia, per la forza politica che rappresenta, i detenuti non sono persone, sono persone prive di diritto, e dobbiamo porcelo questo problema. Cioè, da Tangentopoli in poi si è sparso un sentire comune comunitario che ha fatto sì che forze politiche che fanno proprio questo tipo di principi siano arrivati a ottenere il 30%. E sarebbe il motivo di chiederci perché. Quindi da tutte queste parti, a livello sociale, a livello politico, a livello degli interessi immediati anche degli attori coinvolti, c'è tutto un interesse a negarla, quello che è successo, a negare questa verità, o a costruirne una più di comodo, più fruibile. Però dicevo prima che sono ottimista, per cos'è l'ottimismo, no? Stanley Cohen nel triangolo della negazione di cui parla, lui dice, ci sono i perpetrators, come si dice in italiano, i perpetratori, diciamo. Poi ci sono gli observers, quelli che osservano, e poi ci sono le vittime. Quindi Stan Cohen diceva, per esempio, molti dei sopravvissuti di Auschwitz negano di avere subito delle atrocità, perché l'esperienza che hanno subito è stata scioccante. Gli osservatori, quelli che osservano, sanno che i rapporti di forza sono a loro sfavorevoli. Quindi, per esempio, un medico, un educatore, è difficile che denunci. Invece oggi stiamo assistendo a un rovesciamento, un mutamento di prospettiva. Questo mi fa essere ottimista, no? I detenuti, no, in questo triangolo delle negazioni, ti direbbero, nella migliore delle ipotesi, beh, che cosa ti aspetti? Sono agenti della polizia penitenziaria, è il loro mestiere picchiare, se no non sarebbero agenti della polizia penitenziaria. Anche perché subire, diciamo, subire tacendo fa parte della costruzione della loro identità, come diceva Giorgio Strehler nella canzone Mi sun de quei che parla e no, anche se mi ha dato le botte il commissario non ho parlato. Invece i detenuti qua, ed è un fatto insolito, stanno denunciando. Ma non stanno denunciando solo i detenuti, stanno denunciando anche le famiglie dei detenuti. Quindi, malgrado la procura spinga per l'archiviazione, malgrado il discorso dell'omertà sia ancora dominante anche a livello di opinione pubblica, qui questo fronte si sta squarciando, appunto, malgrado anche gli osservatori, quelli che dovrebbero garantire il controllo di quello che viene dentro, si rifiutino di denunciare o preferiscono abbeverarsi alla verità di comodo. Quello che a cui stiamo assistendo è che proprio dal basso, dai detenuti e delle loro famiglie, è un processo lungo, doloroso, però questo triangolo della negazione si sta rompendo, anche perché probabilmente in Italia abbiamo altri due aspetti, diciamo, da Carlo Giuliani a Stefano Cucchi in poi, c'è stata una parte della società civile che finalmente ha cominciato a mobilitarsi rispetto a questo, è un fiorire, un'articolazione di esponenti della società civile che si mobilitano in questa direzione. E questo è molto importante. Vincenzo, scusa, poi sto finendo. Quindi questi fatti, che poi c'è la rete dei legali, il fatto che la società civile si mobiliti. Poi, detto questo, per concludere, bisogna tenere la guardia alta, continuare a valorizzare il ruolo delle figure ispettive, dei garanti, e continuare soprattutto a battersi perché il carcere diventi sempre più residuale all'interno della società italiana. Perché se noi partiamo dal presupposto che il carcere ci vuole, sarà giustificato tutto, per concludere. Ma se noi partiamo dal presupposto che il carcere è superfluo ed è una pena afflittiva, una pena che è inutile, probabilmente contribuiremo meglio a squarciare questa coltre di omertà. Ho finito, grazie. Grazie Vincenzo. Io darei la parola adesso a Salvatore Palidda, un po' rinnovando un po' la stessa domanda che ho fatto a Vincenzo sullo stato dell'arte dei diritti fondamentali, prima di tutto il diritto alla vita di chi oggi è detenuto. Salvatore Palidda è uno studioso del carcere, è uno studioso soprattutto molto del modus operandi delle polizie
è appena uscito un suo nuovo libro su questo, e quindi la parola a te, Salvatore, grazie. C'è la voce? No, mi sentite? Mi sentite o no? Ok, sì, grazie. Grazie dell'invito e grazie al comitato anche da parte di amici detenuti nelle carceri francesi con cui sono in contatto regolarmente da tempo. Allora, io parto da una cosa molto semplice, da una constatazione molto semplice. Quello che è successo a Modena, l'eccidio del marzo del 2020, non è casuale, è emblematico di quello che è stata l'involuzione della gestione della sicurezza e delle insicurezze soprattutto da dopo il tragico evento del G8 di Genova. Che cosa è successo da allora? Io da 20 anni cerco di ricostruire nei dettagli tutto il processo che si è innescato allora, non solo io, tra l'altro in Italia, ma purtroppo anche in tutti i cosiddetti paesi cosiddetti democratici. Ebbene, se andiamo a guardare, c'è una sequenza impressionante non solo delle morti per mano delle polizie anche locali, non solo la polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza in Italia, ma anche delle polizie locali, e di morti in particolare nelle carceri. Si è innescato quel meccanismo che in realtà anche in passato c'era stato, cioè in passato, come sappiamo, chi ha fatto ricerca su queste cose, chi ha avuto esperienza di carcere lo sa, quando le polizie consegnano un detenuto al carcere lo si raccomanda come per dargli una buona lezione. Allora, il meccanismo che si è instaurato è quello che nelle carceri non c'è più solo afflizione, umiliazione, quella che noi sappiamo, che tra l'altro in un paese cattolico come l'Italia diventa un tipo di afflizione e di punizione che è anche nel corpo costantemente di afflizione proprio corporale, non solo psicologica, non solo morale, ma qui si è passati a uno stadio successivo, quello del lasciar morire, quello che si chiama la tanatopolitica. Il lasciar morire è un classico meccanismo, una classica pratica del lasciar morire quando, nei confronti di chi? Dell'umanità in eccesso, dell'umanità a perdere, dell'umanità che non si vuole più far vivere. Cioè c'era la biopolitica, era per lasciar vivere per meglio sfruttare, via dicendo. La tanatopolitica significa lasciar morire, e questo è una prassi che si è instaurata ed è diventata una cosa generalizzata, che tra l'altro non c'è solo dentro le carceri, perché lasciar morire c'è anche nei campi, dove i caporali lasciano morire i braccianti, gli immigrati super sfruttati e via dicendo. Però questa situazione che si è venuta a creare, io credo che bisognerebbe ricominciare a fare l'inventario minuzioso di tutte le morti in carcere, non solo delle cosiddette morti sospette, ma tutti quelli che sono morti nelle carceri, tutti quelli che sono morti nei luoghi di detenzione durante gli arresti, eccetera, eccetera, non sono casuali, sono la conseguenza di questo salto tragico di qualità, che è tipico di una società in cui chiaramente il dominio diventa violento. Questo dominio violento è tipico di questo contesto, di questo frame neoliberista che si è imposto. Cioè, certo, negli Stati Uniti abbiamo avuto la massima espressione, la massima materializzazione di questo fatto. Pensiamo a quanti sono stati in un solo anno oltre 1.500 i morti afroamericani, ispanici e altri per mano della polizia americana, ma
incitate tra l'altro da Trump, legittimate da Trump e via dicendo. Voglio vedere ora cosa succederà con questo Biden, perché non dimentichiamoci che Obama fu una grande delusione, fu quella delusione che di fatto non portò a una riduzione delle morti per mano delle polizie. E qui, tornando ora all'Italia, una cosa, io sarò molto breve, una cosa che è veramente impressionante: noi non abbiamo ancora neanche un Comitato Nazionale di Difesa dei Diritti dell'Uomo, non abbiamo neanche un'istituzione indipendente che abbia il diritto di entrare nelle carceri, non come fanno soltanto quando possono i deputati e via dicendo, ma un'istituzione indipendente che possa entrare nelle carceri, nelle caserme, nei commissariati di polizia, nei tutti i luoghi di detenzione. Questo sembra, Giambrello mi fa dei gesti come dice, ma tu credi a Babbo Natale? Sì, credo a Babbo Natale, però questo... Ti dico che ci sono i taranti regionali. Come? Una parentesi per dirti che da una quindicina di anni, meno male, ci sono contento. I garanti regionali e nazionali che lo possono fare. Il garante lo fa, ma non, scusami, non basta. Per esempio, in linea di massima, quello che dovrebbe essere il responsabile nazionale dei diritti dell'uomo, che è il corrispondente di quello europeo, no? Che in Italia non c'è, è quello che controlla anche l'operato delle polizie. E questa è la questione fondamentale che in Italia manca un'istituzione indipendente che abbia una capacità, un minimo di capacità di controllo sull'operato di tutte le polizie. Questa è una questione fondamentale che purtroppo è una lacuna gravissima che permette lo stato attuale di abusi, violenze, torture e via dicendo. Tra l'altro, come tutti sappiamo, la legge sulla tortura che è stata votata tardivamente in Italia è una legge assolutamente insufficiente. I giudici di Genova dissero subito quando fu votata che con quella legge nessuno dei imputati per Bolzaneto e la DS poteva essere condannato con questa legge qua della tortura. Perciò questa è una questione. Il problema è che il contesto, il cosiddetto culturale del sicuritarismo sfrenato, della tolleranza zero, che ha conquistato gran parte della cosiddetta ex sinistra, perché non scordiamoci che c'è stata una conversione liberista, giustizialista anche della cosiddetta ex sinistra, che ha portato a questo trionfo di una logica e di una ideologia sicuritaria della tolleranza zero, per cui si è che poi da chi è pagata? È pagata essenzialmente da l'umanità aperta, la cosiddetta umanità aperta, che sono gli immigrati e via dicendo. Non è un caso che tra i morti di Modena chi ci troviamo? Ci troviamo una buona parte di immigrati. Allora, la questione è che il garante nazionale dei diritti umani e via dicendo sarebbe fondamentale, perché il problema è la protezione delle vittime. Questa è la questione. È la protezione dei quelli che in Francia si chiamano i lanceurs d'allerte, i whistleblower, cioè quelli che possono denunciare le violenze, gli abusi, le brutalità delle polizie. Questa è una questione fondamentale. Io mi fermo qua. Dico solo di riflettere su questa battaglia per un'istituzione indipendente. Okay. Grazie Salvatore, grazie anche per averci insomma ricordato l'aumento della quota di violenza che viene esercitata all'interno delle carceri, con cui noi dobbiamo imparare a misurarci, insomma, su cui dobbiamo imparare a essere più attenti. Vorrei adesso dare la parola a Michelina Capato.
perché mi sembra importante. Michelina è, come dire, una persona che ha una lunga storia di intervento in carcere attraverso il suo lavoro del teatro ed è una persona legata alla storia di Zsa Piscitelli, no? Che è una delle persone che ha trovato la morte nel marzo scorso e per la quale però c'è un procedimento a parte per Zsa Piscitelli e procedimento per il quale nessuno per fortuna ancora ha chiesto l'archiviazione e io penso che questo sia successo anche grazie a un movimento importante che c'è stato proprio attorno a Zsa e alle testimonianze dei suoi compagni. Allora chiederei a Michelina di raccontarci un pezzo di questa storia, insomma, e di dirci quello che lei ha vissuto rispetto a tutta questa storia. Michelina, prego. Sì. Innanzitutto io ho conosciuto Zsa facendo teatro dentro il carcere di Bollate, attività che abbiamo portato avanti per in totale 25 anni fra San Vittore prima, Opera e Bollate. Zsa è una delle tante persone che io ho incontrato in carcere per le quali sarebbe stato necessario un percorso psichiatrico costruttivo. Cosa che in carcere raramente ho visto accadere, per non dire quasi mai, se non nei termini di protezione, di dire non mandiamolo in un ospedale psichiatrico giudiziario perché lì peggioriamo la sua situazione, opinione che ho sempre molto condiviso. Zsa era una persona estremamente fragile, sintomo, come spesso sono i tossicodipendenti, di una famiglia molto malmessa. Talmente malmessa che non ha avuto il coraggio di prendere in mano la situazione di Zsa e di portarla avanti come parte civile. Questo spaccato che l'esperienza nel seguire la vita difficile e poi la morte di Zsa mi ha portato pian piano a vedere parte, diciamo, innanzitutto dal concetto di abdicazione, no? Io sento come la famiglia di Zsa ha abdicato a rivendicare la vita del loro fratello, del loro zio, così come ancora più ferocemente sento che l'amministrazione penitenziaria ha, grazie al coronavirus, potuto finalmente abdicare a quella parte di progetti di reinserimento, di formazione che ho visto in questi 20 anni, che quando accadevano con una certa onestà in realtà realizzavano quel principio dell'articolo 27 che la pena deve servire alla rieducazione, al reinserimento della persona che è scivolata per tantissimi motivi più diversi nella detenzione. Una delle cose che mi ha molto ferito nell'accompagnare la storia di Zsa dopo la sua morte è stato accorgermi che le interrogazioni parlamentari che sono accadute sono state vergognose nella prima parte. Alla prima vera interrogazione non ha neanche risposto Bonafede, ma un suo sottoposto che in realtà si occupava d'altro della vita, che ha fatto una pessima lezione sull'ordinamento penitenziario, tutte cose che chi ha a che fare un po' con le patrie galere conosce meglio della persona che è andata a parlarne. E altra cosa che mi ha molto ferito è stato accorgermi che l'unico magistrato di sorveglianza che, per quanto io ho compreso, ha a disposizione un ufficio legale, quindi il garante nazionale dei detenuti, ha chiesto una perizia di parte, l'ha chiesta allo stesso perito che ha fatto la perizia per Cucchi, che poi si è rivelata non veritiera, e quindi anche quell'occasione è stata sprecata.
Ciò che da una ennesima interrogazione parlamentare che siamo riusciti a stimolare è emerso è quantomeno il fatto che Sassà non abbia ricevuto quelle azioni di custodia, no? Il termine di custodire, no? Nel senso di avere cura di, che sono state molto probabilmente la mancanza di una visita uscendo per il trasferimento dal carcere di Modena e la mancanza di una visita al suo ingresso nel carcere di Ascoli. Questi sono elementi che sono gli unici elementi formali sui quali si può tentare un'analisi del problema, anche perché il corpo di Sassà dopo qualche giorno, come i corpi di tutti gli altri ragazzi che hanno perso la vita in quella situazione, sono stati cremati. Il Covid ha fatto anche questo grande regalo all'amministrazione penitenziaria, cioè la possibilità di non avere la possibilità, come è stato, cito Cucchi perché è stata forse la battaglia più evidente che abbiamo visto negli ultimi anni, non c'è stata la possibilità di rianalizzare, di rivedere, di ricapire. Le denunce che sono state fatte dai detenuti che hanno accompagnato le ultime ore di Sassà in qualche modo sono molto coraggiose, ma nello stesso tempo difficilmente troveranno evidenza, eh? E in un momento politico come questo ho seguito con molta attenzione le analisi che sono state fatte da Enrico De Aglio, da Salvatore Palida, su qual è il contesto socio-economico e politico poi all'interno del quale ci stiamo muovendo, ed è per questo che parlo di abdicazione. Abdicazione della sinistra ai temi del riconoscimento dei diritti di ognuno, ma anche delle persone detenute, la mancanza di una struttura di controllori su quello che accade nelle carceri italiane. Quando io ho iniziato a lavorare nel 92 a San Vittore esistevano ancora le squadrette che da un reparto partivano per andare a picchiare o qui o là a seconda delle situazioni. Sì. Questo negli anni si era un pochino dissolto, almeno nell'esperienza delle carceri milanesi. C'è stato un momento in cui si è sentito che il potere, fra virgolette, passava dalle mani degli agenti alle mani dell'amministrazione, cioè dei percorsi educativi, dei percorsi anche di salute. E qui faccio una citazione che secondo me è importante. Cioè, alcuni anni fa, finalmente l'ASL ha capito che la sanità carceraria era di loro responsabilità, e questo è quell'allargamento prospettico che sarebbe necessario rispetto al carcere. Cioè, vorrei che qualcuno che si occupa di lavoro entrasse nel carcere e non fossero solo le cooperative, come eravamo noi, che si inventano l'impossibile pur di creare un'occasione di lavoro dentro che poi porti fuori ad avere in mano qualcosa. Quello che a me sembra è che questa involuzione generale che stiamo vivendo a tutti i livelli, questa definizione della gente a perdere, no? Vuoto a perdere delle nostre società perché non sono più sfruttabili, non ne servono così tanti di sfruttabili, e quindi lasciamoli pure morire nella loro miseria, sia un fatto culturale, a parer mio, ormai abbastanza consolidato. Cioè, mi è chiaro che è dal G8 di Genova che è partita l'onda, no? Solo che non la vedo frangere, ovvero mi sembra che datemi licenza di esprimermi da galeotta, questo fascismo economico che abbiamo davanti e che si basa su una dimensione che sì, prende la riva sicuritaria, ma quello che vuole in realtà è la dimensione di una gestione del potere, e che si basa sulla
sulla dimensione economica e vuole un controllo. E tutto questo è, come dire, la dimensione che viene nei talk show piuttosto che nelle riunioni di partito, le riunioni di governo, portata avanti come una nuova forma di vigore morale in un contesto in cui invece vediamo tutti disperdersi, no? In quelle capacità delinquenziali che oramai appartengono a tutti i livelli della nostra società. Scusatemi se sono molto radicale, ma questo è quello che oggettivamente penso. Sasà è un pornano, come si dice a Milano, no? È veramente una persona che ha tentato innanzitutto di sopravvivere. Ed è una persona che ha cercato e che sapeva riconoscere che cos'era dignità e che sapeva riconoscere dove trovava del buono. E come lui ne ho conosciuti tanti in questi 25 anni di carcere che ho fatto e per i quali veramente ho sentito che la loro affermazione «ma tanto per me non c'è nessuno» era piuttosto vera perché quello che la loro esperienza di vita, la loro problematicità, la loro difficoltà ci poneva davanti era un problema che socialmente non siamo in grado di rispondere. E le scelte che vengono fatte, io l'ho visto negli anni rispetto alla psichiatria, ho lavorato molti anni anche in psichiatria, e nel momento in cui la psichiatria pubblica chiude i posti di accoglienza, per cui non c'è più spazio per quello, dove vanno queste persone? Finiscono in galera. Il carcere è diventato veramente l'ultimo raccoglitore degli ultimi, e grazie agli eventi della pandemia di quest'ultimo anno ha avuto anche licenza di richiudersi, autoriferirsi ancora maggiormente, e non ne vedo nulla di buono. Cioè io nella triangolazione di cui parlava prima Vincenzo Scalia mi sento un'osservatrice, mi sono sentita per lungo tempo un'osservatrice al lavoro, però faccio fatica in un momento come questo a ritrovare ottimismo. Credo che dobbiamo mantenere la responsabilità e in questo senso mi rivolgo in modo molto aperto soprattutto all'Associazione Antigone, a cui chiedo veramente di prendere in mano per quanto possibile quello che sta accadendo nel tentativo di archiviazione, perché io parlo di Sasà perché l'ho conosciuto, ci ho lavorato insieme tanti anni, però come Sasà gli altri hanno bisogno di non essere abbandonati, e credo che l'unica, noi abbiamo provato, ma senza la famiglia, siamo un'associazione culturale piccolina, non abbiamo avuto titolo per portare avanti questa battaglia. E niente, chiedo di continuare a farlo come lo stiamo facendo in questo momento, nei limiti del nostro possibile. Grazie molto Michelina della tua testimonianza, e approfitto di quello che hai detto per rendere onore, lasciatemi dire così, ai detenuti che hanno avuto insomma davvero il coraggio di fare le loro denunce, perché sappiamo insomma che rischiano. Chiedo scusa a tutti i relatori, ma faccio una piccola deroga alla scaletta che ci eravamo dati, perché tra un po' Beppe Mosconi ci lascia e io non vorrei perdere invece il suo intervento. E Beppe Mosconi è stato a lungo ordinario di sociologia del diritto all'Università di Padova e ha recentemente ragionato e pubblicato attorno al reato di tortura. Allora mi sembra
anche il momento di parlarne, dato che, come dire, è stato ricordato come la quota di violenza all'interno delle carceri sia in costante aumento. E quindi chiedo a Ciambiello e Maisto, che seguiranno, di pazientare, ma darei la parola a Beppe, ricordando a tutti i 10 minuti, per favore, di stare in questo tempo. Grazie. Io ti ringrazio, ringrazio tutti, mi scuso con le persone a cui ho rubato il posto, purtroppo trovandomi in dipartimento qui chiudono alle 7:20 e io devo andarmene prima. Ecco, sì, la tortura, possiamo partire dalla tortura, possiamo ragionare su cos'è, di che cos'è espressione la tortura agita dalle forze dell'ordine, dalla polizia penitenziaria in particolare, concentrandoci su, essenzialmente su 3 aspetti. È un modo di affermare il proprio spirito di corpo sopra contro tutto e contro tutti, con una rigidità e un'invadenza distruttiva che, sfidando i controlli e le autorità a cui gli agenti si sentono in modo subordinato sottoposti, al suono della riaffermazione identitaria di una propria capacità, diciamo così, di imporsi e imporsi a danno delle persone più fragili, le persone disprezzabili, le persone non accettabili socialmente, sapendo che agendo contro questi deboli, contro questi indifesi, non sollevano nessuna reazione da parte dell'opinione pubblica, anzi, perché l'altro aspetto di cui la tortura è espressione è che chi tortura si ritiene un emissario, così una specie di giustiziere che ha ricevuto una mission da parte di un'opinione pubblica che gli sta alle spalle e che è pronta ad ammirarlo, è pronta ad approvarlo nel momento in cui agisce in questi termini, in questo modo. La tortura è annientamento quindi della vittima e affermazione celebrativa, quasi sacralizzata, del torturatore, che imponendosi in questa attività che riteniamo più appunto esecrabile, riscatta un ruolo che vive in qualche modo come disprezzato, come non riconosciuto, mentre invece meriterebbe, nell'identità di chi pratica questo comportamento, il pieno appoggio da parte dell'opinione pubblica. Questa, in sintesi, insomma, questi aspetti che ci portano a considerare la tortura come un'espressione estrema del potere statale, come un comportamento di combattimento sulla frontiera tra l'universo dei normali e l'universo degli anormali, per cui torturare è l'espressione del soldato, del militare che su questa frontiera ridisegna il confine e si interpreta come tutore di un ordine di cui si ritiene immediatamente e fisicamente depositario, ritengo che vada interpretata in termini anche più ampi, perché in fondo questo comportamento, ovviamente il tempo non mi lascia lo spazio per approfondire queste affermazioni un po' gettate lì provocatoriamente, ma questo per capire il rapporto che c'è tra un comportamento di questo genere e la cultura diffusa e gli atteggiamenti, gli orientamenti prevalenti. Allora, io credo, cioè tengo aperto il discorso, perché al di là dell'accertamento della verità giudiziaria, che speriamo venga, per quanto non sia sempre la migliore, agita in modo corretto attorno a questo caso, vorrei ragionare sul fatto che nell'un modo e nell'altro questo caso ci parla di noi, cioè della nostra realtà sociale, della nostra società, del modo in cui si vivono le emergenze e si vivono i rapporti con le aree più
fragili e vulnerabili della società. Le due ipotesi, se i deceduti in questa emergenza sono effetto della violenza e quindi della tortura di cui stiamo ragionando da parte della polizia penitenziaria, dietro abbiamo, cioè questo ci parla metaforicamente di una società che è predisposta ad accettare in una situazione di emergenza un annientamento così esteso e così invasivo da registrare, diciamo così, quanto nell'emergenza si sia disposti ad abbandonare a se stessi, anzi a punire, a ledere le parti più deboli. E in termini, diciamo, macrosociali è esattamente quello che sta succedendo. Questa quindi è una prima ipotesi. L'altra ipotesi, e cioè invece che non ci sia stata tortura, diamo pure per buona provocatoriamente, cioè ammesso e non concesso, la tesi dei decessi per overdose, è da chiedersi subito, porre degli interrogativi non solo sul perché ci sono state queste morti per incuria o per accanimento, anche rispetto allo stato di difficoltà affossando definitivamente le persone che lo attraversavano, ma come alle spalle del ammesso e non concesso iperconsumo di sostanze parastupefacenti o simili, ci stiano dei fatti enormi. Primo, il fatto che chi ha problemi di tossicodipendenza non dovrebbe stare in carcere. Secondo, che chi ha problemi di tossicodipendenza dovrebbe essere adeguatamente curato. Terzo, perché stando in carcere si ha bisogno di sfogare il proprio malessere in questo modo fino al punto di arrivare ad autosopprimersi. Quarto, perché c'è questa possibilità, diciamo, di utilizzare questa necessità di utilizzare queste sostanze a fronte di un'assoluta assenza di qualsiasi sostegno psicologico di carattere riabilitativo, sostanziosamente tale, anche solo volendo rispettare il dettato, pur così sottoposto a revisione critica inevitabilmente, delle formulazioni costituzionali. Bene, allora, le due tesi, la tortura o l'accadimento che comunque porta alla soppressione, alla fine della vita di questi ragazzi, ci parlano di ciò che è il carcere in sé e di come il carcere si rivela in una società in emergenza. Il carcere in sé è il simbolo dell'organizzazione sociale deformato e deformante, e lo vediamo in questo caso attraverso una coesistenza ipocrita e disorientante tra un bisogno ufficiale di protezione che si traduce nell'isolamento, nel divieto delle visite, nella soppressione delle attività educative, diciamo culturali, trattamentali e anche in buona parte, per quel po' che c'è, lavorative, e quindi con l'idea di proteggere dal contagio, in realtà si comprime, si rovescia il paradigma del distanziamento in un paradigma di compressione che in quanto tale favorisce in realtà il contagio. Quindi il rivelarsi di un'ipocrisia che nell'atto di proteggere in realtà affligge e determina ulteriori persecuzioni. Questo è quanto avviene anche nella società, cioè questa metafora violenta è quanto noi stessi subiamo, divisi tra una retorica della solidarietà e una forzatura appunto all'isolamento e alla sottomissione assoluta a qualsiasi forma di limitazione. Concludo. Dov'è che sta il nocciolo più caldo di questa problematica? Sta nel fatto che la società stringi, accetta e accetta quindi una retorica di cui il carcere è espressione. Quindi già il fatto di accettare un carcere
a queste componenti è sintomo di una disponibilità al consenso assolutamente inquietante, e quindi un'accettazione della subordinazione che poi esplode in modo assolutamente disarmante e qualunquista nel rifiuto della mascherina, nell'assembramento casuale, eccetera, quando il problema dovrebbe essere ben altro, e cioè il rifiuto di quel modello di sviluppo, di consumo e di vita che è quello che causa non solo appunto l'inquinamento, ma il dilagare delle epidemie che con un minimo di informazione evidente si radicano nell'alterazione degli equilibri naturali. E questo non lo si capisce, non lo si dice, non lo si diffonde, e pertanto non si sollevano movimenti sufficientemente decisi e adeguati per scontrarsi a questo livello. In questo senso, accettare queste morti, e concludo, è il segno di quanto siamo sottoposti a un controllo globale. Grazie molte, Berta, per il tuo intervento. Allora, adesso darei la parola ai garanti, chiamati in causa. Darei la parola a Samuele Ciambriello, prima, che è il, sappiamo, il garante della Regione Campania, e che è stato molto presente in tutta la partita, sia durante le lotte che rispetto ai fatti di violenza all'interno delle carceri avvenuti dopo le lotte, in particolare a quell'episodio che tutti conosciamo del carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove Ciambriello ha, direi, svolto il suo ruolo di garante in maniera decisamente presente e incisiva. Prego. Grazie Susanna, grazie. Dal Regno delle Due Sicilie, va bene, dalla capitale. Pure a noi qui ci chiudono alle 20, sono nell'ufficio della regione, il mio ufficio di garante della regione fa vedere tutti e 10 i padiglioni di Poggio Reale. Io però leggerò, vi voglio dire qualcosa che non avete ascoltato. A proposito di Poggio Reale, le carceri in Italia dipendono dal provveditorato alle opere pubbliche, e il ministro alle infrastrutture 3 anni e mezzo fa, dopo un po' di male parole, cose belle, le provocazioni che fa Ciambriello, un certo Del Rio diede 10 milioni per abbattere e rimodernare 4 padiglioni di Poggio Reale. Ma non mi interessa sapere chi ha governato l'Italia. Non è stato messo un mattone in 4 anni. Mi sono costituito prigioniero politico per un mese presso il provveditorato Campà delle opere pubbliche. Dopo 2 o 3 mesi di riunioni mi hanno fatto anche vedere le prime, diciamo, i primi progetti. Da settembre dovrebbero essere, diciamo, questi padiglioni ammodernati. È inutile dirvi stanze da 6, da 8, da 10, la stanza 55, 14 detenuti, una stanza, una finestra. È venuto anche il signor ministro, ha parlato con i sindacati. Io ho fatto un'incursione, ho detto: ma puoi incontrare un po' di detenuti? Sei il ministro della giustizia, non solo, diciamo, degli agenti. Noi abbiamo a che fare con questa politica, ce ne dobbiamo rendere conto. Abbiamo bisogno, su questi temi, di fare qualcosa di più, di osare. Prima bastava un gruppetto di parlamentari, di senatori, qualche movimento, qualcosa, mo che erano lievito che fa fermentare la pasta. A un anno da questa strage non riusciamo a mettere su un gruppo o una commissione o uno che chiede una commissione d'indagine, d'inchiesta. Per i fatti di Santa Maria Capua Vetere, 144 agenti sono stati inquisiti, è stato messo su un gruppo di intervento rapido, il GIR, una cosa regionale diversa dal GOM, è stato per questo anche, diciamo, ha ricevuto un avviso di garanzia il provveditore campano dell'amministrazione penitenziaria, ma non per il reato di tortura. Gli altri sì, anche per il reato di tortura. E nessuno fiata.
solo Report ne ha parlato. Ma allora in quale Italia democratica o cristiana o di sinistra o di destra? Cioè io non so che dire, io sono incazzato, non so da che dobbiamo incominciare. Allora arriva l'ex ministro dell'inferno, va davanti a Santa Maria Capovetere e fa una protesta. Ma gli avvisi di garanzia sono arrivati per gli agenti, diciamo, quindi questi qui hanno ricevuto 144 di loro avvisi di garanzia per tortura e per pestaggi. No, io quando ho ricevuto da 16 detenuti le testimonianze, mi hanno parlato che dal corridoio al terzo piano, secondo e al primo, scendendo per le scalinate, tutto il lungo corridoio venivano pestati. Nessuno fa niente, eppure meno male. Quel giorno le telecamere funzionavano. Nessuno si è accorto di questo e nessuno li ha staccati. Perciò noi abbiamo anche delle immagini. Questo perché lo dico? Perché non fanno vedere le telecamere rispetto alle rivolte, ai morti, ai 13 morti che stiamo diciamo ricordando oggi, senza diciamo il beneficio del dubbio? Un detenuto che deve scontare ancora un mese, tre mesi, sei mesi, che cosa fa questo detenuto? Non vede l'ora di prendersi una overdose da metadone. Ma quelli della Prima Repubblica avrebbero detto attacco cardiaco, è caduto per le scale. 13 persone morti per overdose. A proposito di morti, purtroppo, oggi in Campania, un detenuto di Santa Maria che stava lì da tre giorni si è suicidato. Un ragazzino di 16 anni si è suicidato in una comunità che dipende dal Dipartimento di Giustizia Minorile. Seguitemi, poi mi fermi, io mi ero preparato tre cartelle, sono incazzato. Questo ragazzo accusato di rapina è andato in comunità, l'anno scorso gli è morto il padre, gli è morta la sorella un mese fa, hanno fatto niente un mese fa, adesso facevano il cosiddetto trigesimo, una messa, il giudice non l'ha autorizzato, è fuggito dalla comunità, è andato al paesino suo in provincia di Salerno. La mamma ha detto questa è evasione, l'ha preso di nuovo, l'ha portato in comunità, per un'ora si è calmato, la mamma se n'è andata, è andato nel bagno, si è suicidato. Ma se io chiedo giustizia e verità, lo voglio dire a voi tutti, dovete sapere che io quando chiedo giustizia e verità mi rispondono un po' tutti, l'Associazione Nazionale Magistrati per aver chiesto per una morte giustizia e verità mi ha fatto un comunicato stampa contro. Se io non posso chiedere nemmeno giustizia e verità, che devo fare per queste morti? Per aver chiesto per alcune morti nelle carceri l'anno scorso, 9 suicidi in Campania, 172 tentativi di suicidio, non c'è stata una strage per il pronto intervento degli agenti, gli agenti di polizia penitenziaria, ma ci sono state altre 10 morti che non sappiamo come sono andate. 4 morti quest'anno i detenuti in Campania per Covid, 5 agenti morti per Covid in Campania, un medico sanitario morto, carcere di Secondigliano per Covid. Ma che altro deve succedere? Eppure questa politica cinica e pavida ci ha raccontato che se c'era un luogo sicuro era il carcere. Il Covid non sarebbe mai entrato. Io questo lo dico perché a distanza di un anno il sindaco narratore di Napoli, De Magistris, e Robespierre alla 7 hanno detto che l'anno scorso, il 7 di marzo, la rivolta di Salerno è stata una delle prime in Italia, hanno iniziato lì le 27 rivolte perché l'andrangheta, così ha detto De Magistris, ha dato l'ordine. Ma noi rispetto a questi buffoni che raccontano queste cose, o rispetto a chi non rispetta la Costituzione, li possiamo denunciare? Possiamo chiedere a loro? Purtroppo i magistrati, lo sapete, uno entra in carcere e deve dimostrare di essere innocente. Ma come, tu Stato non mi devi dimostrare che io sono colpevole? Io entro in carcere perché ho commesso un reato e rischio di uscire dal carcere
dopo aver subito un reato di mala giustizia o di mala sanità. Allora, io per chiudere vi dico questo: ma possiamo noi pensare nel 2020 e 21 con l'emergenza Covid che c'era bisogno di questo gruppo di intervento rapido? 100-120 in 10 regioni d'Italia stanno questi 100-120 agenti pronti sempre se succede una rivolta. Si mettono il casco e sono entrati così nel carcere di Santa Maria Capo Vetere. E quindi lì pugni, calci, manganellate, botte. Io questo lo dico anche, come dire, a difesa degli stessi agenti, come ho detto prima, agenti di prossimità. In queste ore io sono stato a Carinola, dove ci sono stati in 5 giorni 3 agenti morti. Voi lo sapete che per 4 giorni c'erano 5 agenti a guardare tutto il carcere. Allora, possiamo pensare, per chiudere, come hanno detto anche un gruppo di intellettuali che hanno scritto sull'argomento carcere e Covid una lunga lettera al Presidente della Repubblica Mattarella, possiamo mettere in campo gli strumenti di svolta per il carcere, non le analisi, che sono nell'ordine: il ricorso ad un provvedimento generale di clemenza, considerare nella misura della metà la capienza regolamentare degli istituti, sospendere gli ordini di carcerazione, computare come un periodo doppio le pene scontate nel corso della crisi sanitaria dovuta al Covid-19. Sono piccole cose, ma nessuno li ha ascoltati. C'è bisogno allora di un impulso, io dico politico, culturale, io dico anche un po' persuasivo, educativo, per questi nostri politici. Lo sappiamo bene, leggo e chiudo, che in questo momento il decisore politico ha senza essere colpevole, c'ha 1000 emergenze, 1000, però questo non possono essere degli alibi. Abbiamo avuto ben 7 anni per restituire dignità e senso alla pena detentiva, giudicata inumana dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la sentenza Torreggiani. Senza offese per i colleghi come me, docenti universitari, Torreggiani non è un docente universitario, non è un parlamentare, non è stato un garante, un detenuto. Ma allora dal basso possiamo pretendere una rivolta morale, essere rivoluzionari, miti sì, ma rivoluzionari? Allora occorre responsabilmente, coraggiosamente, disinnescare la bomba virus nelle carceri, senza calcoli politici o burocratici. I morti, i contagi tra agenti, detenuti, operatori sociosanitari sono lì di fronte a noi. Occorre un atto di clemenza un anno dopo l'inizio delle rivolte. Occorre clemenza per i detenuti. Occorre un indulto, un indultino per il bene di tutti. L'amnistia, come è noto, costituisce una causa di estinzione del reato, mentre l'indulto è una causa di estinzione della pena. Allora, con la prima lo Stato rinuncia ad applicare la pena, ma almeno con il secondo si limita a condonarla in una fase eccezionale. Non è questa una fase eccezionale, ma in altre parti del mondo hanno aperto le carceri. Io dico, non è che dobbiamo fare anche qui liberi tutti e va bene, ma un minimo. Allora io chiudo dicendo a voi tutti, facciamo un appello in cui chiediamo alla politica una maggiore attenzione al pianeta carcere, non di dire subito sì o no all'indulto, ma di stabilire almeno presupposti verificabili per poterlo concedere, questo indulto, per mettere in campo procedure efficaci almeno per provare a concederlo. Se questo non accade, dichiariamoci tutti prigionieri politici. Io vi saluto con un gruppo di ascolto che sono i miei collaboratori, che stanno preparando con me la mia relazione annuale che terrò venerdì prossimo. E vi saluta uno in particolare che si chiama Roberto Marrone. Abbracci e libertà. Grazie molto Ciambrello anche per il suo lavoro in un contesto evidentemente ostile, diciamo così. La parola a Francesco Maisto, garante del Comune di Torino, anche lui. Milano.
assolutamente presente durante tutto quest'anno sul fronte dei diritti dei detenuti. Francesco, a te. Dunque, io ricordo bene quello che ho visto a Milano tra l'8 e il 9 marzo dell'anno scorso e quello che ho potuto seguire attraverso i vari mezzi di comunicazione per le carceri sul territorio nazionale. Spero che si tenga vivo il ricordo di tutto ciò, ma conservo anche io molto il ricordo di ciò che è successo in passato nella storia carceraria italiana. Nulla di simile è successo. Nulla di simile a quello che è successo a Modena. Ecco, allora io vi parlerò molto brevemente di tre punti che sono quelli che poi voi avete indicato nella scaletta. La questione, la tragedia, la strage dei 13. Il secondo punto, quello delle ritorsioni. Il terzo, quello dell'approccio della criminalità organizzata, ma ve lo dirò molto sinteticamente. La vicenda più grave è quella di Modena. Qui abbiamo ormai finalmente una richiesta di archiviazione che riguarda il decesso di 8 detenuti, mentre, come si diceva poco fa, la vicenda di Sasà Piscitelli, che io avevo conosciuto già a San Vittore e di cui ha detto molto bene, con toni anche drammatici, Michelino, è stata stralciata questa posizione con un palleggio di competenze tra Modena e Ascoli Piceno, dove poi è morto quando è stato tradotto dal carcere di Modena. Beh, innanzitutto, la data della richiesta. La richiesta fatta dal pubblico ministero è datata 26 febbraio, quindi è recentissima. Non è casuale questa data, secondo me. Non è successo prima e non è successo dopo l'8 e il 9 marzo. Destano poi delle perplessità. Innanzitutto la ricostruzione dei fatti. Avrebbe potuto anche evitarla facendo una richiesta di archiviazione per gli 8 morti, una ricostruzione dei fatti, il pubblico ministero, andando direttamente a ragionare delle singole posizioni delle singole persone che sono morte e sulle cause della morte. Ma è proprio l'analisi di questa ricostruzione che consente di fare alcune osservazioni ed è doveroso che si facciano per giustizia e verità. Beh, innanzitutto destano perplessità gli omissis che ci sono nella richiesta. E poi, questa indicazione generica che a un certo punto vengano attivate le forze dell'ordine. Ma quali sono queste forze dell'ordine? Le forze dell'ordine, può essere l'esercito, può essere la marina, può essere di tutto. E poi il deposito della relazione della polizia penitenziaria alla procura di Modena il 21 luglio, e cioè a distanza di mesi e mesi rispetto a quando sono avvenuti i fatti, pur calcolando che erano necessari certi accertamenti. Soltanto il 21 luglio è stata depositata la relazione preliminare. Stupisce poi, visto che la procura ha voluto giustamente fare una ricostruzione dei fatti, l'omissione della catena di comando. È impossibile pensare che in una rivolta in cui sono stati coinvolti 500 e rotti detenuti, di cui 417 trasferiti, la catena di comando sia stata in capo a un comandante e a un vicecomandante di reparto. Quindi non sappiamo fuori, dentro, chi altro sia intervenuto. Non c'è traccia di una dirigenza civile dell'istituto, non c'è traccia di quello che in qualche maniera avrebbe potuto, nel bene o nel male, assicurare una certa legalità. Non c'è traccia della presenza del sostituto di turno del procuratore della Repubblica e tantomeno del magistrato di sorveglianza. Niente c'è in questa ricostruzione di queste autorità che necessariamente devono convenire in caso di disordine e di rivolta. Paradossalmente, visto che si parla di ricostruzione, è stata qui evocata la vicenda del G7, ma la ricostruzione dei fatti per la caserma Diaz e per Bolzaneto è stata più facile, pur
in tutte le difficoltà è stato più facile rispetto a questa vicenda qui. E come pure a memoria, come ho memoria io del famigerato settembre nero di San Vittore del 1981, in cui furono trasferite 130 persone, ma lì era chiara qual era la catena di comando. Deprecabile l'operazione, ma era chiara la catena di comando. Non erano stati ancora istituiti i GOM, eppure si sapeva chi aveva dato il via, chi aveva comandato e quali erano gli ordini dati, comprese nella manganellate quando stavano uscendo i detenuti, quando stavano per far uscire i detenuti dal carcere. Ecco, qui c'è una ricostruzione di ben quattro fronti di attacco, così vengono definiti nella richiesta di archiviazione, però tutto questo manca. Desta poi perplessità lo scenario evocato. Dice la richiesta quello di una medicina da campo da guerra, che ha impedito non solo ogni documentazione della visita prima del trasferimento, che è una visita prevista dalla legge penitenziaria, ma sembra anche che abbia impedito l'identificazione ai fini dello smistamento tra detenuti da trattenere, quelli da ricoverare in ospedale e quelli da trasferire. Penso per esempio qui alla posizione di Duan Abdelallah, deceduto ad Alessandria. In quelle condizioni, ma tuttavia trasferito ad Alessandria. E questo pisce questa inadeguatezza da parte delle carceri in cui sono stati destinati i trasferiti di riuscire a gestire la loro accoglienza, evitando qualsiasi forma di rivalsa o di ritorsione nei confronti di quelli che arrivavano. E poi, ma con quale criterio e verso quali carceri, visto che alcuni furono trasferiti fuori regione e i trasferimenti fuori regione sono di competenza del DAP, quindi dall'amministrazione centrale? Ecco, non è chiara tutta questa catena. La richiesta del pubblico ministero sulla base delle autopsie parla di decessi degli otto, sostanzialmente per eccessiva assunzione di metadone, eccetera, e di altre sostanze, all'esito dell'assalto all'infermeria. Allora si pone la questione della custodia dei farmaci, sia per quanto riguarda la quantificazione di quelli sottratti, sia per quanto riguarda l'accesso alla cassaforte. Sulla quantificazione, innanzitutto, si dice che la rilevazione è stata fatta dalla polizia giudiziaria tra l'11 e il 12 marzo, in base ai registri di carico e scarico. Ma in altra parte della stessa richiesta risulta che i cartacei non sono stati trovati e che invece è stata trovata nell'infermeria, per terra, insieme a tutto ciò che è stato buttato sotto sopra, la chiavetta USB dei registri di farmaci. E poi il secondo aspetto di questa questione è la cassaforte. Secondo la ricostruzione era chiusa a chiave, conteneva farmaci, e le due infermiere si erano barricate dentro l'infermeria protetta da una porta a vetri e poi da una porta blindata. Si trattava di quelli che normalmente in gergo carcerario si chiamano blindo. E si vede nella fotografia allegata e si dice che i rivoltosi avrebbero tagliato il supporto del finestrino del blindo con un flessibile e da questo entrati, ma non si dà la prova del taglio. Un conto è il taglio e un conto è lo sfondamento, ma questo è fondamentale, chiarito. Sarebbero stati tagliati. Le infermiere sarebbero riuscite ad uscire dal finestrino del blindo nonostante la serratura non fosse più funzionante e la chiave fosse inserita. Ecco, io mi auguro che tutto questo possa e debba essere chiarito. Penso in particolare alla singolarità della posizione di uno dei morti, di Kucena Feid, di anni 34, che sarebbe stato scarcerato sicuramente di lì a tre mesi. Ebbene, Kucena Feid muore per eccesso di metadone,
perché avrebbe bevuto a canna una bottiglia di metadone davanti a un testimone italiano, un detenuto. All'atto del decesso gli vengono rinvenuti, immediatamente portato fuori dal carcere, negli indumenti, fuori nella tenda per il soccorso, quantità notevoli di farmaci. E il giorno dopo, nella sua cella, vengono rinvenute altre notevoli quantità di farmaci portati dopo l'assalto in farmacia. Beh, un bel po' di contraddizioni. Per uno che sicuramente viene scarcerato dopo 3 mesi, per uno che era stato visitato di mattina, che avrebbe assunto a canna una bottiglia, un flacone intero di metadone, che si riempie le tasche di metadone e di altri farmaci e lo portano fuori, e però prima sarebbe andato, prima di fare questa operazione, sarebbe andato a rifornire, diciamo, a fare il deposito di tutto ciò nella sua cella. A quali finalità? Ecco, qui c'è qualche contraddizione che pure va chiarita. Questo mi suggerisce, almeno per il momento, senza ancora aver letto gli atti, ma avendo a disposizione soltanto la richiesta di archiviazione. Avete poi giustamente messo in evidenza quelle che avete qualificato come rappresaglie che si sono succedute, tante e violente, durante e dopo le lotte sui pestaggi. E qui ho avuto modo di capire cosa è successo, per esempio, nella casa di reclusione di Milano Opera, dove il 9 marzo si sono verificati i disordini e l'intervento della polizia penitenziaria è avvenuto con le tenute antisommossa. Mi sembra grave che siano stati sanzionati disciplinarmente detenuti non individuati invece come responsabili dalla procura. In altri termini, in particolare, la notizia di reato del 16 marzo rapporta alla Procura della Repubblica 82 persone, mentre il pubblico ministero ha chiesto rinvio a giudizio solo per 22 detenuti. Quindi 82 persone hanno subito sanzioni disciplinari, ma 60 persone che sono state ritenute estranee dalla Procura della Repubblica e quindi non rinviate a giudizio, che erano nel numero degli 82, hanno subito sanzioni disciplinari in 82 procedimenti che sarebbero stati celebrati, procedimenti disciplinari, che sarebbero stati celebrati nell'arco di qualche giorno. 82 procedimenti disciplinari in carcere, procedimenti dico, non sanzioni, nell'arco di qualche giorno. Sanzioni che hanno comportato però, stranamente, anche delle privazioni alimentari che non sono quelle previste dall'ordinamento penitenziario. Non solo, ma in base al decreto legge del 17 marzo, quelle persone che teoricamente avrebbero potuto ottenere quella famigerata detenzione domiciliare prevista dallo stesso decreto legge, in realtà si sono bruciate ogni possibilità, nel senso che dal decreto legge, in base al fatto stesso che hanno subito la sanzione disciplinare, non hanno potuto beneficiare della misura alternativa alla detenzione. L'ultimo punto e termine su questa storia dell'orchestrazione delle lotte da parte della criminalità organizzata. È una tesi falsa questo. Non c'è omogeneità tra le richieste nei vari istituti di pena durante le rivolte, non c'è, come dire, alcuna situazione che possa far pensare ad un accordo e non c'è alcuna omogeneità, ma soprattutto non c'è omogeneità con quell'altro punto che è stato messo in evidenza da tanti, purtroppo, e cioè che questo sarebbe stato il secondo patto tra Stato e criminalità organizzata. Come dire che 212 giudici italiani, emettendo quei provvedimenti di ammissione alle misure alternative per motivi di salute, coniugati con la questione del Covid, avrebbero concorso con la criminalità organizzata nel fare un patto.
fatto, perché tanti sono stati i giudici, 212. Io spero che su questo punto la Procura Nazionale Antimafia, che ha annunciato di aver avviato un'indagine, dica con chiarezza che non c'è stato nessun patto tra la criminalità organizzata e lo Stato. Grazie. Grazie molto Francesco, proprio anche per la puntualità delle cose che ci hai detto e che ci aiutano a fare davvero, davvero chiarezza su molte cose. E, siamo abbastanza in ritardo sui tempi, quindi chiedo a chi ancora deve intervenire di aiutarci contenendo la durata del proprio intervento. Vorrei dare la parola a Maria Sara Gion, se pronuncio bene, perché per aprire un po' uno scenario al di fuori dall'Italia e guardare ad altri paesi. Maria Sara viene dall'Ecuador, è una formatrice, è un'esperta di finanza ed è stata anche candidata alla vicepresidenza del paese. A lei chiediamo un po' di raccontarci cosa succede, perché abbiamo letto che nel suo paese ci sono state molte decine di morti tra le persone detenute, credo per cause diverse, ma insomma una situazione molto dura, mi pare. Sì, buonasera a tutti e a tutte, qua da Quito, che fa molto freddo. sì, io ho studiato anche diritto e quando ero studente ho lavorato nei carceri qua nell'Ecuador. Sono passati più di 30 anni di allora, però ovviamente la situazione nelle carceri dell'Ecuador sono veramente drammatiche. E anche perché abbiamo una, non so come si dice, soprapopolazione, sono molto affollati, no? Nei carceri qua, si parla di un 27 al 40%. Voglio dire che fino al 2008 avevamo soltanto 9.000 persone detenute. E dico soltanto perché ora i numeri sono pazzeschi, parliamo di 40.000 detenuti nelle carceri qua nell'Ecuador. Però veramente non sappiamo esattamente quante persone ci sono veramente nei carceri, non c'è stato un, si dice qua in spagnolo un censo, non so come dire in italiano, però un registro esatto di quante persone sono veramente nelle carceri. Questo già è un dramma. La seconda cosa è che si parla di un 80% delle persone detenute che veramente sono lì per droghe, per il narcotraffico, che ovviamente qua in Sud America, soprattutto Ecuador, Colombia, Perù, sono le ragioni principali per diventare, per finire come un detenuto o una detenuta. Quali chiamiamo PPL, persone private della libertà, quello è il nome ufficiale. Però in realtà, come vi potete immaginare, la situazione dentro delle carceri sono veramente, è un inferno lì dentro. Abbiamo, come ho ascoltato nel caso vostro, abbiamo anche qua una riduzione del presupposto per l'amministrazione delle carceri qua, il che ovviamente è un problema. È un problema ovviamente per i detenuti, per la sicurezza dei detenuti dentro delle carceri, ma anche per la gestione. Sta alzando la mano qualcuno? Ok. Un'altra situazione qua, voi avete parlato di stranieri dentro delle carceri italiane. Qua abbiamo più o meno un 12% di detenuti che sono stranieri. Il 90% di quei detenuti stranieri sono colombiani, ovviamente sempre per questione di narcotraffico. E non è possibile che questi detenuti stranieri colombiani che sono qua vadano nel loro paese, perché la soprapopolazione delle carceri in Colombia arriva
a volte al 120%. Quindi là sono molto peggio di qua in questa situazione. Ora parliamo della ultima situazione, di questa massacre brutale. Stiamo parlando di 80 persone, di 80 detenuti morti, assassinati tra di loro. C'è stato una specie di ribellione, ammottinamento, diciamo noi qua, non so se si dice così in italiano, però c'è stata questa cosa che è successo simultaneamente in tre carceri. La più grande e di più sicurezza, che sta alla Tacunga, a un'ora al sud della capitale, che è Quito, dove sono io, e l'altra carcere, che è probabilmente la più brutale di tutte, è quella in Guayaquil, la città più grande del paese, un porto principale, e anche nella carcere di Turi, che è a Cuenca, la terza città dell'Ecuador. Quindi questa è una cosa che è successo simultaneamente in tre carceri. Ora, quale è la versione, tra virgolette, ufficiale del governo? Loro dicono che questo è il risultato della lotta tra il crimine organizzato dentro delle carceri. Si parla anche di una influenza o decisioni che prendono i clan, no? I clan di Jalisco e di non mi ricordo l'altro nome, aspetta un attimo. Ok, no, comunque sono questi bande enormi criminali del Messico, no? Che sono veramente spaventose, e quindi sono già qua in Ecuador. È come la vostra mafia, no? Come la vostra mafia sono queste bande criminali, clani organizzati, che hanno preso il controllo delle carceri in Ecuador. Questa è la versione ufficiale. Però questo non significa che non ci sia, come dite voi, una responsabilità, ovviamente, dello Stato, una responsabilità della polizia, una responsabilità dell'amministrazione di questi luoghi, nei quali questi cittadini locali, la grande maggioranza ecuadoriani e anche stranieri, che devono essere sotto la protezione dello Stato. No? Perché ovviamente stanno vivendo in una infrastruttura sotto il controllo dello Stato, e quindi è vergognosa, e questo di sempre dire, come anche avete voi detto della situazione in Italia, che la colpa è di loro, il problema è perché loro si sono ammazzati tra di loro. Quindi non è stata una questione direttamente relazionata col Covid. Comunque sia, voglio dire che dal 2020, quando è cominciata questa questione della pandemia, del Covid, ci sono stati vari ammottinamenti o queste ribellioni interne nei carceri, e ci sono morti 2-3, no? Però questa situazione già di 2 settimane fa è già diventata pazzesca. Quindi un'altra cosa che mi preoccupa a me, sinceramente, è come reagisce la popolazione, l'opinione pubblica, i mezzi pubblici, no? La televisione, no? I giornali, i giornalisti. è una cosa, io dico, vergognosa, perché è un'altra, è come un'angoscia che ci viene a tutte le persone che lavoriamo sui diritti umani, sul diritto, sulla Costituzione, e che secondo la stragrande maggioranza delle persone che stanno sul Twitter, il Facebook e tutti questi, no? È una questione che non ci riguarda, no? Invece io penso che in realtà è, come ha detto una delle persone, che in realtà questi casi, queste situazioni che abbiamo visto nei carceri in Ecuador, in realtà è una specie di dimostrazioni di quanto
di quanto problematica sia la società dell'Ecuador. Siamo in una violenza strutturale, ad esempio, non so se si dice così in italiano, femicidio, si dice? Il femicidio in Ecuador è molto complicato. Già abbiamo l'anno scorso 118 donne assassinati e questo anno già sono 20. Quindi è per dire che sembra, come diceva uno di voi, sembra che la vita non è più importante, sembra che le persone siamo, come dire, non tanto importanti, e che più importa l'economia, i numeri, i dollari, tra voi sarebbe l'euro. E comunque io penso che a questo punto mi sembra molto interessante questo comitato che avete voi iniziato. Mi sembra che qualcosa simile possiamo organizzare qua, un comitato per la verità e la giustizia, non soltanto per questi massacri o questi morti, ma in generale per la situazione che si vive lì dentro di queste infrastrutture infernali, perché veramente sono così. Devo dire che nel governo passato c'è stato una grande e importante investimento nel migliorare le infrastrutture, che sono molto migliori di prima, che erano proprio diciamo vergognose. Ora l'infrastruttura è buona, però alla fin fine i rapporti dentro, la possibilità che ci sia anche lì la violenza della polizia o la tortura, e quello di non avere una vera trasparenza di che sta succedendo lì dentro, di cosa sta succedendo lì dentro, che soltanto lo abbiamo saputo perché alcuni dei detenuti hanno usato i telefonini. Perché questa è un'altra cosa: come possono i detenuti avere cellulari? Come possono avere coltelli? C'è stata una cosa che in spagnolo si chiama motosierra. Una motosierra è una cosa con la quale si tagliano gli alberi. C'era una motosierra lì dentro per assassinare, per tagliare bracci, gambe di queste persone. È una cosa pazzesca. Non so se avete visto alcune delle immagini, no? A me purtroppo mi hanno mandato in questo per il WhatsApp alcuni dei video. E la cosa brutale è che i familiari di queste persone erano fuori, le mogli, le madri, i figli di queste persone erano fuori delle carceri e sapevano che lì dentro c'erano queste ribellioni interni e non sapevano cosa stava succedendo e chiedevano allo Stato, al governo, per favore salvate i nostri parenti, salvate i nostri familiari. Non possiamo, no, sì, i familiari. E quindi è stata una cosa che è stata, come dire, in vivo e in diretta, no? L'abbiamo visto il paese per la televisione. Quindi io penso, ovviamente, questo non è mai successo in Ecuador. E cose come suicidi, come avete menzionato, alcuni di queste persone che non sappiamo veramente se si sono suicidati o veramente sono stati ammazzati, però uno, due, questa cosa che tra l'altro è successo simultaneamente in tre carceri è stata la prima volta. Per me è stato veramente molto interessante, ho preso molte note su quelle cose che avete detto, mi è interessato moltissimo questo concetto del garante, che secondo me non abbiamo qua. Noi quello che sì abbiamo è l'Ombudsman, il difensore del popolo, che già sta iniziando una serie di investigazioni, di ricerche. Penso che si deve fare anche qualcosa al Parlamento. Il Parlamento ha già iniziato una inchiesta e ha detto al Presidente della Repubblica di buttare via il ministro di governo, la segretaria giuridica della presidenza e anche la persona che lavora sulla SNAI, che è questa istituzione dell'amministrazione penitenziaria. Però ovviamente l'unica persona che è finita fuori del governo è il ministro del governo, però già è qualcosa.
Comunque, grazie mille per ascoltarmi, ho imparato molto di voi e spero di avere più notizie nei prossimi giorni e settimane. Grazie. Grazie molto Maria Sara per questo tuo racconto. Approfitto per ricordare che notizie da tutto il mondo relative sia alle lotte sia alla situazione Covid nel mondo sono reperibili sia sulla pagina Facebook del Comitato, che viene aggiornata quotidianamente grazie al lavoro di Sergio e all'Associazione Società Informazione, che sul sito www.dirittiglobali.it, quindi c'è un aggiornamento continuo anche a livello internazionale. Do la parola a Elia De Caro di Antigone, chiedo a tutti una sintesi e chiedo a chi ci sta seguendo, e so che sono ancora molti anche dai social, di tenere duro perché abbiamo ancora qualche intervento interessante e quindi proviamo ad arrivare alla fine. Elia, prego. Grazie a tutti e a tutte in ascolto e anche a chi mi ha preceduto. Ho vari passaggi sono per me stati importanti e ripercorrerò magari nel corso dell'intervento anche temi che altri hanno già toccato e per me anche con una prospettiva importante. Innanzitutto, da un primo punto di vista, ringrazio il Comitato per questo invito perché sin dall'8 marzo, sin dal 9 marzo dell'anno scorso ha iniziato a tenere aperta la lanterna, l'attenzione su questo fenomeno e senza mai, sempre incalzando, sempre cercando di andare a trovare quelle situazioni che venivano celate dal Dipartimento. Se pensiamo che sono voluti più di 10 giorni per avere i nomi delle 13 deceduti, già questo è un elemento molto rilevante. Mi sentite bene? Perché io vedo il mio video bloccato, non so se mi sentite bene. Continuo? C'è l'immagine bloccata, ma ti sentiamo. Ok, magari provo a sbloccare l'immagine e vado avanti. Detto questo, questo ringraziamento doveroso, questa necessaria premessa, io personalmente ho aderito immediatamente. Noi come Antigone abbiamo iniziato a monitorare questa situazione sin dall'inizio, sin dai primi giorni e tramite un lavoro abbastanza faticoso siamo riusciti a essere riconosciuti come persone offese potenzialmente, poi il vaglio sarà eventualmente successivo nel procedimento di Modena, e pensiamo che almeno in relazione ad alcune posizioni sicuramente presenteremo una opposizione alla richiesta di archiviazione. Soprattutto faccio riferimento alle posizioni dei trasferiti, perché su questo per noi c'è un vero vulnus, è una vera questione che già il dottor Maisto, il presidente Maisto, ha ben messo in luce, ha ben chiarito. Ci sono vari elementi che a nostro avviso sono delle lacune, necessitano di un ulteriore vaglio, di una prosecuzione delle indagini e probabilmente anche di un vaglio in sede processuale, ovvero la ricostruzione per esempio della catena di comando, di come vengono disposti questi trasferimenti. Ben ha fatto ricordare il Presidente Ministro che i trasferimenti fuori regione non sono disposti dal provveditorato dell'amministrazione penitenziaria, ma dal DAP, dalla Direzione Generale Detenuti e Trattamento. Quindi questo è da vedere. C'è un nulla osta a questi trasferimenti. Si legge in alcuni casi che c'era, si legge in alcuni piccoli passi dell'ordinanza che io ho ricostruito in realtà attraverso degli spunti, degli articoli di giornale, quello che
ci sia questa sorta di predisposizione sanitaria d'emergenza con volontari, protocollo d'emergenza 118, con volontari della protezione civile, con una dottoressa che dice di averne visitati 40 nel giro di 2 ore, ovvero un tempo di 3 minuti per ogni detenuto che viene a essere visitato. Quindi un tempo davvero molto poco. Però c'è la questione anche molto importante del trasferimento per persone che hanno già manifestato dei problemi di salute. Sappiamo soprattutto che l'overdose di metadone, che ha un lento rilascio, ha un effetto anche che poi è molto pericoloso nel caso in cui insorga il sonno. Certamente un ricovero presso una struttura ospedaliera, presso un'osservazione, potrebbe essere stato un qualcosa che avrebbe con più probabilità determinato, evitato l'evento morte. Pensiamo anche a questi trasferimenti, perché uno arriva, viene disposto da Alessandria, che è un luogo che da Bologna dista più di 2 ore. Vengono disposti in quelli che sono i SAIE, ovvero delle strutture penitenziarie ad alta specializzazione sanitaria, per quello che può esserlo un'alta specializzazione sanitaria in un contesto penitenziario. Però l'Emilia Romagna ha una sua struttura in tal senso, che è Parma. Quello che mi chiedo io, perché mandarle ad Ascoli, che dista 300 chilometri da Bologna? Io, la mia famiglia vive in Abruzzo a 30 chilometri da Ascoli, ci vogliono 3 ore e mezza per arrivare a Marina del Tronto, con una macchina che va, con il cellulare della penitenziaria ce ne vogliono anche 4 e mezzo, per arrivare ad Alessandria, anche per arrivare a... diciamo era trasferito verso Vicenza, che però poi muore a Verona, l'altro, anche là perché non sono stati ricoverati? Se uno viene mandato a un SAIE, è vero che sono andati anche altri istituti, però se viene mandato a un istituto che ha un'alta vocazione sanitaria, allora quel detenuto ha qualche problema di salute, è in sotto qualche valutazione di questo tipo. Questo oltre processo poi, perché è stato ben ricordato dall'accapato di Piscitelli, sul quale fortunatamente ancora non c'è un'ordinanza di archiviazione e sul quale comunque stiamo continuando a tenere l'attenzione. Questo ora per dire alcuni passaggi che erano importanti e necessari sul processo e per dire che sicuramente su queste posizioni avverrà l'opposizione all'archiviazione e stiamo valutando anche sulle altre posizioni, anche su quelle degli altri 2 detenuti che muoiono al Sant'Anna quando già la situazione è sostanzialmente da un punto di vista di ordine pubblico ripristinata e che comunque insorge lo stesso tipo di modalità di decesso, ma anche qua a nostro avviso qualche cosa da ancora analizzare va fatta. Sulle altre posizioni lo stiamo valutando, perché lì comunque alcuni di questi detenuti sono i primi che vengono trasportati immediatamente all'esterno della struttura già deceduti. In ogni caso c'è questa volontà e per questo poi passerei ora un po' a sganciarmi in sé dal contenuto dell'archiviazione in sé e del provvedimento, per invece passare all'analisi di alcuni elementi di fatto importanti che secondo me questa vicenda ci pone e ci interroga e che vanno ribaditi. Mi è molto piaciuta, ringrazio il dottor De Aglio per la sua espressione del silenzio complice se non colposo e ringrazio il garante nazionale, il quale in un'intervista nel silenzio delle testate di stampa principali del nostro paese è uscita nella giornata di oggi sul redattore sociale, ovvero
un fatto senza precedenti è il fatto che abbiamo nominato avvocati e periti per evitare e vigilare che non si arrivi a conclusioni affrettate. Penso sia grave che in un momento pur difficile come la pandemia non ci si interroghi, non si faccia una riflessione su quanto accaduto un anno fa e che si dimentichi di quel che è accaduto, arrivando a definire quasi che la società può essere più tranquilla nel momento in cui il garante che ha questo ruolo istituzionale faccia una ricordi questa situazione, come ricordi, come già diversi l'hanno fatto, che il diciamo capo dipartimento è stato fatto dimettere in forza di una campagna nata in uno studio televisivo, non concreta peraltro come numeri, e non perché i nomi ce li ha dovuti dire il garante e non ce li ha detti il dipartimento. Non perché il dipartimento, comunque anche dopo la trasmissione di report che ha svelato alcuni snodi, ha praticamente dichiarato di non aver avviato alcuna indagine interna. Tutto è l'importante rispetto che si deve all'autorità giudiziaria. Questo è un elemento da porre sul piatto. Ed è questo anche importante, perché questa vicenda non deve esaurirsi esclusivamente in sede penale, ma deve avere un suo riflesso politico, sociale, deve far ricordare come il sistema carcere non può essere lasciato a sé. Su questo poi citerò alcune importanti parole di De Vito, però prima di arrivare a questo, per evitare soprattutto, questo si chiude il garante dicendo il suo intervento, dove l'accoglienza e il rigore e il rispetto siano, diciamo, coesistano, evitando qualunque forma di rivalsa. E poi veniamo alla forma di rivalsa, perché l'ha detto il dottore, l'ha detto Samuele Ciambriello, ma l'ha detto Francesco Maisto nei giorni successivi a l'8 e il 9 marzo. In molti di questi detenuti degli istituti dove sono le rivolte, molti non usufruiranno dei pur poco effettivi, soprattutto nella seconda fase, provvedimenti deflattivi, in quanto con provvedimento disciplinare per le rivolte non accedi a queste situazioni. Bene, a Opera, a Pavia, a Santa Maria Capua Vetere succedono dei fatti di una grande gravità, succedono dei fatti che sono delle vere e proprie rivalse, sui quali sono questioni di non minore importanza rispetto ai fatti che ci occupano, soprattutto per il fatto che avvengono successivamente, avvengono quasi appunto come una forma di rivalsa. Io vi chiedo sempre se mi sentite, perché oramai i video per me sono tutti bloccati. Ti sentiamo Elia. Perfetto. Ora, è vero, il sistema può essere ineffettivo, ma io ringrazio la rete dei garanti, perché senza il garante nazionale, senza i garanti territoriali come Samuele Ciambriello, come Stefano Anastasia, come Marcello Marighelli, difficilmente avremmo avuto accesso ad alcune di queste informazioni. E in alcuni casi, devo dire, anche importante il fatto che il garante abbia già dichiarato che, come a Bologna ha già fatto, presentato opposizione con l'avvocato Maria Brucale a Bologna, avverso l'ordinanza di archiviazione. Ora, guardate, anche io ero critico sulla legge della tortura, però devo dire che a qualche applicazione si comincia a essere. Se scorrete il nostro sito, vedrete che c'è la prima condanna a San Gimignano, ce n'è stata una a Ferrara, ma vedrete un'altra cosa che è importante, giustamente siamo stati chiamati in causa. Io attualmente per Antigone faccio il difensore civico. Difensore civico, fino a che io sono diventato difensore civico, si occupava anche delle vertenze, anche dei processi. Ora diciamo, noi ci occupiamo di quotidianità preventiva, di reclami, di misure alternative. La parte delle violenze la cura
un ufficio contenzioso. Se andate sul sito di Antigone i processi, vedete che siamo costituiti in 16 processi, di cui 10 attuali su questioni legate o al reato di tortura o a violenze, alcuni molto relativi e connessi ai fatti dell'8-9 marzo, a Santa Maria Capua Vetere, dove abbiamo presentato un esposto, a Pavia, dove abbiamo presentato un esposto, oltre a quello di Cesare Scitelli ad Ascoli e quello di Modena, a Melfi, sempre in realtà a esito della rivolta, quindi sono a Opera, dottor Maisto sa bene dei fatti di Opera, oltre ad altri avvenuti in altri periodi a Torino, a San Gimignano, e questo perché l'attenzione non deve mai scendere, ma non deve scendere anche su un altro elemento, mi avvio poi dopo alle conclusioni perché sennò non sto nei tempi, ai tempi che quello che sta succedendo oggi in carcere, ovvero a un anno dal Covid non siamo più in una fase di emergenza, eppure il detenuto, la giornata tipo è fatta di 20 ore di cella e di 4 ore d'aria, è fatta di attività contratte, è fatta di limitato accesso all'istruzione, di alcun accesso allo sport, di contatti spesso solo a distanza. Il fatto che non si preveda per questo periodo uno sconto di pena è un fenomeno su cui tenere l'attenzione. Ora, in quelle parole si diceva, quello che ha scatenato le rivolte è che questa comunicazione non è avvenuta. Poi magari con le videochiamate si è un po' sciolta. Lo dice il dottor De Vito, un magistrato di sorveglianza, dove dice il dialogo, la negoziazione, lo scambio di informazioni sono stati quelli che poi hanno evitato che i focolai di rivolta si propagassero. Il fatto che la promozione deve essere di tutte le persone che vivono e lavorano in carcere, tant'è che nei reparti a più intensità trattamentale sono stati scarsamente toccati dalle rivolte. Se il carcere è un mero problema di disciplina, sicurezza e ordine pubblico, si imbocca una strada destinata a fallire. E pensate che la direttiva che è stata emanata invece dal Ministero per la disciplina in caso di rivolte, che esautora i direttori penitenziari dando potere alle forze di polizia, va nell'esatto senso contrario. Quindi l'invito e il testimone che pensiamo di raccogliere da questa vicenda è quello di sì continuare a monitorare questo, i processi delle rivolte, e su questo comunque sia il vostro comitato ma anche Alice che parlerà fra poco stanno facendo un lavoro importantissimo, ma è anche continuare a monitorare anche quelle vicende che vanno oltre il processo. Oggi abbiamo come diramazione regionale di Antigone, io sono proprio di Bologna, vivo in Bologna, dell'Emilia Romagna, da poco non sono più il presidente regionale, ha fatto un comunicato su stampa su questi fatti, dove al di là dell'accertamento giudiziario sui fatti di Modena, quello che noi ci sentiamo di dire è che il combinato disposto di strategie di prevenzione sanitaria e prevenzione securitaria sembra prendere forma in maniera differenziata e in alcuni istituti tale sinergia appare orientata a una messa in discussione del regime a celle aperte con una quotidianità detentiva fatta di vita fra le mura delle celle. Con questo che è un disegno che sembra emergere, ovvero della rieducazione a premi, tu parti da un reparto disciplinante dove stai ventoni in cella, se fai il buonino dopo ti mandiamo ad avere accesso alle opportunità trattamentali perché purtroppo sono poche in carcere, mica tutti ci possono accedere. E però se dopo sgarri tu ritorni al punto, anzi dopo il punto di partenza, alla sezione disciplinare, la cosiddetta ex 32. In alcuni istituti, nell'attività che facciamo come osservatorio, ma anche nelle segnalazioni che io ricevo come coordinatore del gruppo del difensore civico, cominciano ad arrivare questioni di una sorta di rieducazione a premi, vuoi perché c'è anche non ci sono le attività, sono compartimentate dalla crisi, o dove non c'è questo, anche questo presupposto fa sì che da un anno la quotidianità detentiva sia sempre più
un tempo sottratto. Io penso che l'attenzione degli eventi come questo, è un ultimo appunto su Modena, è questo. Io sono andato a fare la visita a Modena, ne faccio poche oramai di visite, essendo difensore civico, vado solo a un'autorizzazione nazionale, vado solo poche volte, ma sono andato perché valore simbolico, abbiamo deciso di riaprire proprio questa visita. Quello che mi ha colpito è questo regime ha ostacoli nelle poche attività che si venivano distillate, era ottobre, ancora non c'era il lockdown, ma mi ha colpito un'altra cosa, che mi sembra che non si sia compreso niente di questo, delle condizioni che hanno portato alle condizioni favorevoli alla rivolta, senza alcuna coordinamento, l'hanno detto meglio di me Franco Maisto e altri, perché non c'è un coordinamento della criminalità organizzata dietro queste cose, ma dietro queste rivolte. Su 180 posti, 180 persone col Covid. Ora andate a vedere la capienza al 28 febbraio, 265 detenuti su 265 posti. L'amministrazione ne riporta ancora 360. Non si è capito nulla. Si continua a riempire gli spazi anche nell'assenza delle attività. Non si è compreso che quel carcere aveva una carenza trattamentale enorme di attività, che rispetto a un carcere in sofferenza come Bologna, che arriva a 800 o 900 unità, ma ha un'offerta trattamentale molto più alta. Quindi poco accesso al lavoro all'esterno, un carcere che invece 10 anni fa conosceva il più alto numero di articoli 21 della regione. Una logica di compartimentazione. Scusa, ci sono, grazie. Quindi per questo dico, non stiamo solo su cosa pensiamo, a come tutte queste cose che attraversano il pianeta carcere vadano contrastate, e vi ringrazio per l'invito e l'attenzione, mi scuso se ho ceduto nei tempi. Grazie molto Elia, e naturalmente massimo sostegno in tutti i modi che saranno possibili a questa azione di opposizione da parte di Antigone alla proposta di archiviazione. Faccio il punto per i partecipanti che vedo insomma ancora ci stanno seguendo con una certa tenuta, e prendo l'impegno assoluto a chiudere entro le 20:30, perché poi è ora di cena, e quindi abbiamo ancora 3 interventi, perché purtroppo il quarto intervento, che è quello di Grazia Zuffa, Grazia mi dice che rinuncia perché è molto tardi, però questo mi dispiace, e quindi se Grazia ci ripensa finché i microfoni sono aperti è benvenuta. E quindi abbiamo ancora Stefano Becchio di Forum Droghe, Alice Miglioli del Comitato Verità di Modena, e poi le conclusioni di Franco Corleone di Società della Ragione. Imploro a tutti il massimo possibile della sintesi. Stefano, a te la parola. Stefano è presidente di Forum Droghe. Sì, sì, anche perché sono state dette molte cose, anche di quelle che avevo pensato di dire. Sì, vorrei fare 3 velocissime premesse. Io non mi stancherò mai di dire che questa pandemia ha messo in luce e aggravato problemi strutturali. Salvatore Parita non sente? Problemi strutturali della politica e delle istituzioni italiane, da quelle sanitarie, da quelle sociali, alle nuove istituzioni totali. Pensate alle strutture per gli anziani. C'è stato un vero e proprio crimine fatto nei confronti degli anziani, non se ne parla più, ma noi abbiamo avuto il 50% dei morti da Covid e nulla è stato fatto per intervenire su quelle, per modificare quelle strutture. Direi che se voi verificate i finanziamenti attuali, non ci sono finanziamenti specifici per modificare il sistema sanitario. Tutte le misure che vengono previste sono misure di emergenza, misure di urgenza che non intervengono sulle realtà strutturali che la pandemia mette in evidenza, che voi stessi avete messo in evidenza nel dibattito che abbiamo avuto fino ad ora. Tutti gli interventi sono non sanitari, a parte le vaccinazioni, su cui andrebbe fatto un discorso a parte, cioè sui comportamenti, sulle distanze, l'avete detto, e io credo che si stia realizzando un grande laboratorio di
bio e psicopolitica, direi, tra Foucault e Anne, che sta in qualche modo mettendo in atto un cambiamento dei modi proprio di relazionarci. Prima Samuele Ciambiera diceva dobbiamo fare iniziative politiche, tornare a fare iniziative politiche. Certo, è una grande domanda, un grande interrogativo che ci siamo dati, che ci dobbiamo dare, ma a me pare che è sottratto, ci è stato sottratto, ci viene continuamente sottratto lo spazio per le iniziative politiche, per l'incontro, per quella dimensione collettiva di intervento che può esprimere, diciamo, un dissenso, un'iniziativa politica. Questo penso che sia un grande argomento con cui confrontarci, che ha a che fare con il dibattito, la discussione di oggi. Perché io credo che quello che è accaduto, che sta accadendo ancora nelle carceri, dopo l'emergenza Covid ha creato una grande stretta repressiva e securitaria all'interno delle carceri. E se mettiamo insieme questa stretta con lo scenario bio e psicopolitico che sta accadendo, significa che stiamo parlando di noi, che siamo noi e i detenuti specchio l'uno dell'altro di questo processo. Io leggendo entro nel merito più delle questioni, leggendo anche se molto velocemente, ringrazio Francesco Maestro che ha fatto una lettura molto più attenta del testo del procuratore, della richiesta di archiviazione, e leggendo anche un po' di articoli di Samba, sembra che queste rivolte sono state innescate dalla ricerca, no, del metadone, degli psicofarmaci, la ricerca delle droghe. E guardate, ogni qualvolta succede qualcosa, se si vuole distrarre l'opinione pubblica, l'argomento droghe è uno degli argomenti più efficaci da questo punto di vista. In questo caso mettere insieme droghe, tossicodipendenti con detenuti e migranti mi sembra che sia una riproduzione, un uso degli stigmi molto forte ed efficace, tant'è che si parla di questo, che tutto ciò che tutte le violenze che sono andate anche oltre, diciamo, le morti sono state l'epifenomeno, no? Delle grandi violenze che ci sono state, ma che a tutt'oggi ci sono all'interno di queste carceri. Non dimentichiamoci, sembra che la protesta è andata per le droghe o anche per un bisogno di suicidio, ma che le proteste sono nate perché vi è stata una grande stretta interna al carcere, una chiusura del carcere con l'esterno, una rottura di ogni possibile minima relazione in un'epoca di emergenza che ha sconvolto tutti, e quindi una violenza, se volete, politica, no, legata alla decisione politica che non poteva non determinare reazioni di questo genere. E questo è un punto, secondo me, voglio dire, direi centrale. E dall'altra io mi chiedo, ma ci siamo chiesti come mai queste persone sono entrate nelle infermerie, eccetera, eccetera, allora lasciamo stare tutte le dinamiche, e hanno cercato delle sostanze psicoattive. Allora, se erano tossicodipendenti, fossero stati tossicodipendenti, non sarebbero andati in overdose. Su questo, diciamo, è un dato proprio, no? Insomma, come dire, i tossicodipendenti, sapete, hanno una tolleranza, chi usa metadone non può andare in overdose, è quasi impossibile che vada in overdose usando altro metadone, anche aumentando le dosi. Quindi queste persone non erano tossicodipendenti, forse lo erano state precedentemente. Come mai hanno cercato metadone e psicofarmaci, che sono sostanze che non sono certo piacevoli nell'assunzione, anzi, creano delle situazioni abbastanza spiacevoli. Si ricercano quando ci sono delle sofferenze estreme e sì, non c'è niente altro che possa aiutarli a lineare queste sofferenze, e si prova a fare un estremo atto di autoterapia. Quindi diciamoci che evidentemente lì c'è una sofferenza da parte di alcune persone che si è espressa in un momento anche drammatico e particolare, che si è espressa attraverso questa situazione. Ora, quindi, diciamo, si parla di droghe, ma è un tossicodipendente, di persone che si sono trovate in questa situazione. E dall'altra, io leggendo il testo, è un testo pieno di contraddizioni, perché intanto a me piacerebbe sapere se, non so, sentivo Elia, insomma, ci sono avvocati e spero periti di parte, perché ho letto alcune di queste descrizioni e si fa di tutto per mettere in collegamento una traccia di metadone più o meno presenti all'interno dei corpi di queste persone
e i segni dell'overdose, no? Determinati, sapete, dalla depressione respiratoria, eccetera. Ora, naturalmente tutto questo dovrebbe essere ben documentato molto male, molto approssimativo. Io spererei che ci fossero dei periodi di parte che potessero riverificare tutte queste analisi, queste indagini, per capire intanto la dinamica di quello che è accaduto. Secondo punto, una delle altre contraddizioni, no? Lo dicevo, mi pare, De Aglio prima, al di là del fatto che no, di quello che diceva Elia si potevano ricoverare, eccetera, ma se vi è stata questa grande sottrazione di metadone di psicofarmaci, se vi è stata un'osservazione descritta, no, di persone che avevano delle alterazioni psicologiche, insomma psichiche, cioè alterazioni determinate dei farmaci, come mai non si è predisposto, no, non sono stati predisposti dei presidi di osservazione, di intervento, ma anche semplice se volete, perché in una parte della sentenza si racconta della sentenza della richiesta di archiviazione, si racconta anche che vi è stato un intervento con il 118, con la Croce Rossa, con il naloxone, e questo ha fatto rianimare una serie di persone. Ora, se c'è stato questo intervento, questo episodio, come mai non si è utilizzato questo presidio molto semplice, no? Cioè, quando c'è un'overdose, il metadone è un salvavita, l'naloxone è un salvavita, il NARC è un salvavita. Esistono anche farmaci analoghi per le benzodiazepine, non è che ci vuole molto. Allora, come mai non è stato predisposto un'organizzazione di questo genere, che non richiedeva nemmeno una grande organizzazione, un'articolazione di questo? Io credo che la questione, riprendendo il discorso che facevo all'inizio, è che il carcere è sempre più un luogo, diciamo, inumano e di violenza, dove, nonostante vi sia una legge del 2000, 230, che prevede che almeno il diritto alla salute dovrebbe essere garantito, tutto questo non è stato assolutamente fatto. Io ho letto un rapporto di Antigone sull'applicazione della 230 nelle carceri, che è abbastanza chiaro da questo punto di vista. È evidente che le istituzioni sanitarie interne al carcere sono istituzioni che non garantiscono il diritto alla salute. Qui, insomma, parlerei di crimini di sistema. Al di là degli operatori, sono intervenuti bene, sono intervenuti male, non esiste una strategia che tutela la salute. E quindi è evidente che vi è un forte intreccio tra il contesto che ha in qualche modo innescato le rivolte, la mancanza totale di attenzione per la vita, diciamo, delle persone, violenze. Io, per esempio, nel leggere alcuni di questi resoconti delle autopsie, si diceva sì, effettivamente ci sono delle ecchimosi, effettivamente io noto che c'è uno squarcio, così, sì, però non tutto questo non giustifica la morte dalle droghe. Scusate, ma al di là del fatto che se una persona può morire o meno per violenze, ma la violenza è stata documentata, quindi è evidente che le violenze ci sono state, e anche molto diffuse. Allora, mi pare che tutto questo sia stato e venga continuamente dimostrato. C'è una situazione difensiva da parte della magistratura che, insomma, ha indagato, che alla fine il problema sia quello di mettere un po' a tacere tutto quanto è successo, archiviandolo anche in qualche modo, dicendo va bene, salviamo anche un po' i detenuti che non riusciamo a identificare. Questo mi sembra c'è un'operazione di autoassoluzione molto grave, perché in qualche modo sta assolvendo o coprendo questo processo di ulteriore, diciamo, securizzazione delle nostre istituzioni, che non è soltanto parlare del carcere, e tutte le istituzioni stanno avendo questa realtà. Io ho diretto il Dipartimento per le Dipendenze fino alla fine dell'anno del 2020 e vi posso dire che noi dobbiamo lottare per applicare le leggi, ma lottare. E quando abbiamo avuto la direttrice della casa circondariale di Poggio Reale, che ha cominciato ad aprire, a modificare, è stata con una scusa immediatamente fatta fuori, proprio da Basentini, prima che a sua volta fosse rimosso, ma non per le sue responsabilità grandi che ha avuto e che ha nel sistema, diciamo, penitenziario. Concludo dicendo, io sono d'accordo, non ricordo, forse lo diceva Sergio nella sua introduzione, si tratterebbe di riparlare,
diciamo, complessivamente del senso e del significato che ha l'istituzione detentiva nella nostra società, io direi anche nella nostra cultura, nelle nostre rappresentazioni culturali e sociali. In particolare, per quanto ci riguarda, rilanciare dentro questo discorso come dire, il processo che va verso la depenalizzazione e decriminalizzazione di reati come quelli connessi ai comportamenti legati alle droghe e a tutti quegli altri che oggi creano, nel sovraffollare le carceri, creano queste condizioni che portano appunto alle morti, ma comunque a creare dei contenitori, delle istituzioni totali nelle quali la violenza e la sofferenza è sempre più forte. Ed è continuamente, come dire, io oggi dopo che in Campania hanno fatto la zona rossa hanno cominciato a chiudere ancora tutto, e vi garantisco che vedere questi detenuti, nonostante si dica che ci siano stati, c'è una riduzione, c'è stata anche una riduzione dei detenuti, ma vi posso garantire che vi è un fortissimo ostacolo per le misure alternative per i tossicodipendenti. Anche lì bisogna fare delle guerre, delle lotte con la magistratura di sorveglianza. Ciononostante le celle sono sovraffollate, all'esterno siamo a distanza, all'interno si è uno al di sopra degli altri. Questo è, come dire, de te fabula narratur, direi, siamo dentro, siamo lo specchio l'uno dell'altro, e credo che a partire da questo noi dovremmo utilizzare questo spazio importante che Sergio e Susanna ci hanno proposto per provare a capire come riprendere a fare iniziative politiche, anche come creando, pensando delle modalità creative in questo momento, in un momento in cui il mondo della cosiddetta politica è abbastanza sordo. L'abbiamo visto tutti i numerosi e innumerevoli appelli che abbiamo fatto, nei quali nessun ministro si degna, ai quali nessun ministro si degna di dare risposta. Bene, spero che sono stato in tempo. Grazie molto Stefano, anche per aver proprio sottolineato veramente questo assurdo, che credo che sia veramente uno dei nodi, cioè in presenza di un così massiccio furto e utilizzo di oppioidi, come risulta dalla richiesta di archiviazione, il fatto che non sia scattato un sistema di monitoraggio e intervento avendo per le overdose da oppiacei un farmaco salvavita, è veramente, questa è una questione cruciale di tutta questa faccenda. Penultimo intervento, Alice Miglioli, che non abbiamo tenuto alla fine per trattarla male, ma perché verso la fine noi, insomma, vogliamo anche degli interventi che ci diano un po' l'idea del fatto che continueremo a essere presenti e continueremo tutti insieme a chiedere chiarezza e verità. Alice è una delle animatrici del Comitato per la Verità della strage del carcere Sant'Anna di Modena. E esatto. Il 7 si sono attivati, hanno fatto delle importanti iniziative, e quindi Alice, a te la parola. Allora, sarò telegrafica su quello che riguarda l'attività del comitato di questi giorni, un po' perché siamo ancora stanchissimi, nel senso che abbiamo avuto un fine settimana intenso, che è nonostante la bellissima direttiva Gabrielli, di cui qualcuno ha parlato precedentemente, siamo riusciti ad andare per 2 giorni consecutivi sotto al carcere e insomma a portare il giusto messaggio e la giusta attenzione su quello che è stato l'anniversario della strage del Sant'Anna, la più grande strage sul nostro territorio dal secondo dopoguerra, dalla fine della guerra mondiale. E al di là di questi 2 giorni, appunto, sarò telegrafica, nel senso che semplicemente mi limito a dire che abbiamo presentato il dossier domenica 7. Il dossier è stato un lavoro che abbiamo fatto con tanto cuore, tanta voglia, crediamo sia un lavoro importante, e vi invito a leggerlo e invito chiunque lo voglia ricevere a scrivere una mail a consigliopopolare.modena@gmail.com oppure insomma contattarci sulla pagina Facebook Consiglio Popolare di Modena, e così ve lo mandiamo, e diciamo che non mi dilungherò oltre sulla questione del dossier, perché serve proprio questo, insomma, ad essere una forma scritta che può divulgare quelle che sono le informazioni che abbiamo avuto durante questo anno. In realtà cosa è successo poi? È successo che quando noi abbiamo presentato il dossier non potevamo prevedere che pochi giorni prima sarebbe stata appunto richiesta l'archiviazione.
Quindi diciamo che il lavoro appena terminato in realtà è già da amplificare. E quindi, insomma, noi ci siamo sempre detti che siamo un comitato di scopo, che andiamo avanti finché verità e luce non verrà fatta, e quindi sapevamo che questo dossier e questa due giorni sarebbero state semplicemente una tappa del percorso, e quindi non ci spaventiamo e torneremo a lavorare anche sulle ultime novità. Mi preme però di più, in realtà, visto che voi non siete di Modena, completare un po' il discorso che aveva iniziato Elia De Caro su che cos'è Modena, che cos'è il carcere a Modena e che cos'è il carcere di Modena. Allora, Modena è una città piuttosto ricca, credo che questo ormai lo sappiate tutti, è fondamentalmente un grande paesone ed è una città in cui il carcere ha una dimensione assolutamente staccata da tutto il tessuto sociale della città in cui è presente, non solo perché è staccato un po' a livello proprio anche geografico, nel senso che è abbastanza fuori rispetto alla città, ma anche proprio per la composizione della città stessa. E Modena è una città in cui il securitarismo di cui parlavano Vincenzo Scalia e Salvatore Pallida precedentemente ha preso molto, ha attecchito in modo abbastanza viscerale. E abbiamo tantissime denunce per lotte sociali, siamo la città in cui c'è stata la grande vertenza di Talpizza, che credo che conosciate tutti, perché insomma è arrivata alla ribalta anche della TV nazionali, per quanto a violenza, appunto, di repressione, quanto poi successivamente alle denunce non solo per i lavoratori e le lavoratrici, ma anche per i solidali. E noi veniamo un po' da questa storia qua, diciamo, quello che ci ha portato a voler far luce su quello che è successo a Sant'Anna e non mollare mai, è perché comunque la repressione modenese non è limitata al carcere, ma è, diciamo, tocca tutti gli aspetti di chi non si rassegna a vivere appunto in una città in cui il controllo di vicinato la fa per la maggiore, in cui appunto le denunce sono all'ordine del giorno, in cui Aldo Milani, segretario del SICOBAS, è stato in carcere a Sant'Anna e per poi essere completamente scagionato dalle accuse, una vicenda piuttosto torbida che, se non conoscete, vi invito ad andare a vedere. E quindi poi, insomma, diciamo che arriviamo appunto al carcere. Arriviamo al carcere, che è questa realtà che pochissimi modenesi conoscono, che pochissimi modenesi frequentano, e purtroppo è innegabile dire che siamo abbastanza soli nel lottare in questa direzione, meno soli di quanto non pensassimo, dobbiamo essere onesti, e in realtà pare che ci siano più persone di quanto non pensassimo all'inizio, che considerano chi è detenuto comunque una persona, perché invece purtroppo quello che si è sentito dire nei giorni successivi alla strage era poco gratificante, mettiamola così. E quindi arriviamo un attimo a parlare del carcere di Sant'Anna. Allora, il carcere di Sant'Anna, e nel gennaio 2020, quindi quando si comincia a sentire odore di pandemia, perché a gennaio 2020, già che ci fosse questa Covid in giro, cominciavamo a sentirlo, cosa succede? Perde il suo direttore, anzi la sua direttrice, che è Federica Dallari. E la perde perché? Perché c'è un altro successore al posto suo? No. Al posto suo non viene messo nessuno, al posto suo viene messa la direttrice, che è già direttrice della casa di lavoro di Castelfranco Emilia, che va in carcere due giorni alla settimana al Sant'Anna. Quindi di fatto viene dimessa una persona che era stabile e responsabile di una struttura carceraria come quella modenese e non sostituita con nessuno. Questo perché lo vedremo successivamente, nel senso che, insomma, diciamo che potremo parlarne forse tra un po', chi ora che per intendere intenda. E cosa succede quindi a questo punto? Il problema è che quello che è successo in carcere, la morte di queste nove persone, non sono un esempio tanto isolato. Di suicidi nel carcere di Modena ce ne sono parecchi. Ce ne sono precedentemente all'8 marzo e ce ne sono anche di molto recenti. C'è stato un tentato suicidio il 28 febbraio nel reparto femminile, che è stato sventato, e un altro suicidio invece martedì scorso, sul quale la famiglia e l'avvocato hanno parecchi dubbi. E non è la prima volta che succede nel carcere di Sant'Anna.
carcere di Sant'Anna, che abbiamo detto rimane senza una direttrice, e che noi che siamo abituati ad essere, a considerare noi stessi fondamentalmente una periferia di Bologna, una città piccola, un paesone, in realtà non capiamo che non è per niente un carcere piccolo e soprattutto non è un carcere facile, è un carcere con una popolazione molto composita, con delle tensioni interne piuttosto forti, che appunto rimane senza una dirigenza. E allora a questo punto a me, profana, di legge profana, no? Delle grandi strutture istituzionali, viene da chiedere, ma se non c'è veramente qualcuno lì per lì, soprattutto quando ci sono dei momenti di tensione come la comunicazione di quello che sarebbe successo col Covid, chi le prende le decisioni? Chi è che ha il polso di quello che succede veramente in questo carcere? Questa è una domanda che rimane piuttosto aperta. E niente, fondamentalmente quello che poi c'è da dire su quello che succede successivamente, e credo che appunto lo possiate trovare tranquillamente nel dossier, le testimonianze raccontano una verità che non è la verità istituzionale, che non è neanche la verità della richiesta di archiviazione, anche se la richiesta di archiviazione su alcune cose corre a riparo rispetto a quelle che sono le testimonianze che sono uscite in quest'anno. In particolare a me hanno colpito alcune cose, proprio le dico molto velocemente, essendo anche qua profana della legge, quindi insomma, però il fatto che si parli di spari in aria, perché non si era parlato di spari inizialmente, ma le testimonianze invece molte dicono che di spari ce ne sono sentiti e quindi nella richiesta d'archiviazione compaiono gli spari. Vabbè, l'altra cosa è i segni di ecchimosie percosse, anche i segni di ecchimosie percosse, nessuno ne aveva mai fatto parola, però le testimonianze sì, e allora nella richiesta di archiviazione compare una scusa blanda, diciamo, per cui almeno però compaiono, diciamo. E poi l'altra domanda che rimane aperta e alla quale è assolutamente necessario che si dia una risposta è chi ha fatto partire le persone che poi sono decedute durante il trasferimento o arrivate nei carceri di destinazione, perché le responsabilità non possono essere dei detenuti. Questo è ovvio, voglio dire. Quindi per questo motivo io adesso chiudo, nel senso che non insomma, gli interventi che mi hanno preceduto sono sicuramente molto più capaci e dentro l'argomento rispetto a quanto non possiamo essere noi, che cerchiamo di fare le cose dal basso. E, però concludo dicendo che ieri sera ho promesso, abbiamo promesso a una persona molto importante per Modena che non ci fermeremo, e quindi confermo che non ci fermeremo. Dovessero volerci 10 anni, 15 anni, sappiamo, siamo pronti a questo, e andremo avanti a testa alta, per niente bassa, e cercando appunto sempre di allargare di più il discorso a fasce della popolazione che non ha mai sentito parlare di carcere, ma che credo che comunque si rendano conto che quello che è successo non è accettabile. E qui mi chiudo. Grazie tante Alice, grazie molto per il lavoro che fate, che è fondamentale. Quando tu dici dobbiamo agire dal basso, è esattamente quello che dobbiamo fare, perché dall'alto ci aspettiamo poco e quindi ci sentiamo, credo, tutti molto impegnati in questa direzione e dobbiamo fare assolutamente rete tra di noi. Siamo in chiusura e la chiusura la affidiamo a Franco Corleone, che ringrazio tantissimo per la pazienza, per essere arrivato a quest'ora. Franco Corleone di Società della Ragione, già garante della Regione Toscana, e a lui chiedo anche di, come dire, una conclusione che tenga aperto ciò che davvero noi possiamo fare, perché ricordo che l'archiviazione ancora non c'è stata, c'è un'opposizione a questa archiviazione. E quindi noi a favore di questa opposizione forse possiamo ancora fare qualche cosa. Franco, grazie. Non ci sentiamo? Non mi ci sentite? Sentiamo, Franco. Ecco, mi sentite? Sì, adesso sì. Sì, molto brevemente, la mia non può essere una conclusione, perché questo dibattito molto, molto lungo in realtà ha aperto la discussione e credo che un altro appuntamento proprio per delineare delle strategie di intervento sia indispensabile. Io ho preso molti, molti appunti sulle cose che sono state dette. Mi è venuto in mente
la questione, che nessuno ha ricordato, delle violenze nel 20 anni fa a Sassari, nel carcere San Sebastiano. Molte carceri sono denominate con nome di santi, poi in realtà quello che accade è il contrario della santità. Ma a San Sebastiano, a Sassari, successe per motivi banalissimi, si scatenò una violenza terrificante per cui i detenuti, picchiati in maniera selvaggia, furono caricati sui furgoni per essere trasportati nelle altre carceri, infagottati dentro i sacchi dell'immondizia, perché erano talmente pieni di sangue ed escrementi per la paura che avevano subito, che furono trasportati in questo modo. Ora, quella vicenda io la ricordo perché ero sottosegretario alla giustizia e l'ho già detto, c'era qualcuno che voleva coprire quella vicenda e io invece dissi che doveva essere non solo non doveva essere nascosta, ma doveva essere resa pubblica e bisognava denunciare questa intollerabile azione teppistica. Quindi questo ricordo è perché le storie di violenza nel carcere vengono da lontano, ma certo bisogna che ci sia qualcuno che non copra e non faccia coprire quando è possibile. Allora, dicevo, solo per chiudere questa tornata della discussione, certo è importante sapere cos'è successo, ma devo dire che è successo di tutto e non farei la graduatoria su cosa è stato in ipotesi e se sia da considerare più grave se ci sono stati pestaggi oppure sul serio se ci sono stati morti in relazione a questo uso smodato di metadone. Cioè, addirittura, quello che voglio dire è che questa vicenda si presta a molte chiavi di lettura, a partire certo dalla Covid e carcere, e siamo ancora oggi a dire che nel carcere le persone vanno vaccinate. Dovrebbe essere banale, scontato, eppure è anche questa una battaglia che viene fatta. Quindi una chiave importante da approfondire. Però è simbolicamente una tragedia questa, perché in nessun caso 13 morti accaduti in questo modo vengono archiviati. È vero che col Covid molte morti sono addirittura senza funerale, nella solitudine più assoluta, ma qui c'è anche il fatto che si vuole proprio anche cancellare che ci sia stata questa morte. Ma le diverse letture sono tutte importanti e concatenate, perché c'è il ruolo di chiamiamola di un giornalista che inventa questa storia della rivolta pilotata dalla mafia, come la trattativa Stato-mafia, insomma. C'è la questione del consumo di droghe durante la detenzione e durante la rivolta. Ma l'ha detto bene Stefano Vecchio, bisogna dire che nelle carceri italiane più del 50% di detenuti sono in relazione alla legge criminogena sulle droghe. È inutile che si parli di sovraffollamento nelle carceri se finalmente non si dice che bisogna cambiare una legge che criminalizza e riempie le carceri di più della metà delle persone.
si è parlato di viene in luce l'amnistia, l'indulto. Ma noi abbiamo in Parlamento una proposta per cambiare l'articolo 79 della Costituzione, che oggi impedisce anche l'ipotesi di parlare di un provvedimento del genere in un caso necessitato. Vi è il problema dei rapporti in carcere legati ai colloqui. Noi dobbiamo rilanciare il diritto all'affettività e alla sessualità in carcere proprio in questo momento, perché se la rivolta è nata anche perché venivano impediti i colloqui normali, noi dobbiamo rialzare l'obiettivo e dire che in carcere deve esserci il diritto costituzionale a questo. E però dobbiamo dire anche che vi sono molti fallimenti in questo caso. Il fallimento del sistema premiale. Le carceri fino ad oggi erano in pace, ma grazie a un sistema premiale, cioè di contrattazione fra liberazioni anticipate, giorni, lo stare buoni, accettare i piccoli soprusi pur di avere qualche beneficio. Modena ha scoperchiato la pentola. Questo sistema ha dimostrato che può fallire clamorosamente, perché la reazione obiettivamente è stata, credo, molto, molto forte. Insomma, il carcere è stato veramente messo a ferro e fuoco, distrutto, non ci importa, ma insomma una rabbia è emersa, non un progetto politico, ma una rabbia fortissima. E questo bisogna allora capire che carcere si è costruito. Non è il carcere della riforma, è il fallimento del sistema premiale e il fatto che può esplodere drammaticamente senza capacità di nessun governo. Si diceva: qual è la catena di comando? E Alice Miglioli diceva: ma senza direttrice, senza, cioè è il nulla questo. Il fallimento del sistema sanitario in carcere, nelle carceri dove è scoppiata la rivolta e nelle carceri dove sono arrivati i detenuti. Cioè, quindi fallimento anche di un strumento importante di altro potere rispetto a quello carcerario, del sistema sanitario, che in questo caso ha mostrato il fallimento. Quindi su tutto questo rimane il fatto che, io l'ho detto all'inizio quando ho commentato questa storia, non voleva essere una battuta, ma una constatazione. Cioè, è come possibile che invece di dare l'assalto all'armeria si sia dato l'assalto all'infermeria? Vuol dire che, se è vero che è accaduto quello, vuol dire che c'è uno stato di disagio, ma così forte, che rappresenta il fallimento dell'ipotesi costituzionale della Costituzione di una pena che sia di risocializzazione. Ecco, queste mi paiono alcune delle osservazioni che mi venivano da fare e su cui credo che occorrerà riflettere, ripensare, perché questo può essere veramente una metafora di molte questioni che mostrano di non reggere più e che hanno bisogno di una riforma radicale. Grazie Franco per questa conclusione. Allora, siamo giunti alla fine di questa maratona di più di 3 ore, che però io penso è stata molto densa, molto interessante, sia per le informazioni e le riflessioni, ma direi, e non secondariamente, anche per la passione e per la determinazione che mi sembra abbiamo tutti espresso nel non mollare il colpo
e nel continuare a seguire questa vicenda, ricordando che l'archiviazione ancora non c'è e quindi c'è ancora spazio, e anche qualora vi fosse abbiamo la possibilità di rilanciare su molti piani. Ringrazio tutti i relatori, ringrazio anche i partecipanti che mi dicono sono stati molti sia da qui che dai social, e ricordo che la registrazione di questo nostro incontro sarà presto disponibile sul sito www.diritti globali.it, che ospita tutti i materiali anche del comitato, e poi anche sui siti e sui social delle altre associazioni che ci hanno sostenuto in questo evento. E saluto tutti e ringrazio tutti di nuovo e con un arrivederci convinto. Grazie. Ciao. Buona serata. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.